Eccoci, bentrovati a tutti, grazie di essere di nuovo qui con noi. Stiamo per introdurre un argomento forse tra i più affascinanti e complessi di quelli di cui andremo mai a parlare, non solo in questi webinar, ma anche nelle nostre lezioni in accademia. Siamo nel campo e nel dominio del marketing, però visto da un punto di vista molto affascinante, che è quello degli archetipi. E abbiamo, come sapete già, perché è scritto da tutte le parti, un ospite d'onore che ci introdurrà in questa disciplina ed è Gianluca Lisi. E vi anticipo come funzionerà questo incontro. Gianluca sicuramente parte una fonte di ispirazione per me, lo sarà anche per voi, è una delle persone più preparate che conosco su questo argomento, però a volte rischia di volare un po' alto, quindi io mi permetterò di interromperlo e di entrare ogni tanto a fare un po' una sintesi tra quello che è il suo mondo e quello invece che è il mondo nostro, che a volte magari è un pochino più pratico e più operativo. Quindi chiedo già a Gianluca perdono fin da ora perché ogni tanto entrerò incalzando nelle sue slide, nei suoi interventi. Comunque adesso è il suo momento, lascio la parola a Gianluca Lisi. Grazie. Grazie. Grazie Laura. Io partirei molto terra terra chiedendoti come partire innanzitutto mostrando le mie slide. Ok, ecco, vedi, è arrivato un pulsante sul tuo monitor che Sì. dice come vuoi condividere? Sì. Hai condiviso. Benissimo, stai condividendo. Molto bene. E, no, Ok. dicevo perché io partirei veramente a bomba. Perché? Per due motivi. Uno, perché odio le introduzioni, le premesse, i preamboli, soprattutto quando vedo dei filmati, degli interventi, delle lezioni, no? Mi piace l'idea di andare un po' più nel vivo abbastanza velocemente. Questo lo posso togliere? Te Scusate. stesso, lo dovrei No, togliere. questo pannello non si vede o si vede? Questo pannello non si Non vede, si lo vede, vedi però lo solo. vedo io Non e si quindi lo vede. posso... Basta che clicchi il rosso, no, Rosso. aspetta. No, qui mi dice di abbandonare. No, 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 abbiamo direi che fatto siamo un po' troppo. presto. Quindi lo Via, sopportalo, dai, sopporto perché no, l'indirizzo. devo leggere alcuni testi. Quindi sarà questo giallo. Prova il giallo. È andata Oh, bene. vai. No, dicevo, inizierà veramente a bomba perché uno appunto odio i preamboli e le introduzioni. Ritengo che i contenuti, insomma, dovrebbero spiegarsi un po' da soli. E quindi insomma vorrei andare subito direttamente alla questione. E, no, il secondo motivo è perché affrontando l'argomento, io vado per argomenti su richieste, no? Quindi Laura mi ha lanciato quest'idea molto stimolante di parlare di marketing in un campo molto particolare, no? Rispetto a quello in cui normalmente siamo abituati a pensare che agisca il marketing, quindi quello degli artisti o coloro che svolgono attività eminentemente creative, no? Cioè dove veramente l'oggetto dell'attività, lo scopo dell'attività è l'espressione artistica, l'espressione di se stessi. Quindi è un argomento che mi ha sempre molto sollecitato e mi ci sono addentrato già da tempo, un po' per conto mio, no? Quindi è arrivata la richiesta di Laura e sono uscite tante cose, no? Quindi è venuta fuori come dire, una quantità di riflessioni a un percorso che ha una sua, secondo me, una sua compiutezza e che ha anche una sua dimensione. Per cui ci stiamo attrezzando già per la cena. Non so. Quindi non perdiamo altro tempo. Allora, parto dal titolo. Il titolo l'abbiamo condiviso con Laura. Io ho tenuto duro diciamo, sul titolo vero e proprio, cioè su Follow Your Bliss. Il sottotitolo l'abbiamo lavorato insieme e mi piace perché c'è molto, molto delle cose che normalmente frequentiamo con Laura e che ho portato in design in questi anni ormai, che sono soprattutto il pensiero junghiano e il pensiero di Joseph Campbell, che poi vedremo chi sono. Sono un grande psicologo analitico e un grande mitologista comparato. E il messaggio principale, appunto, che è, come dire, a monte di tutto, è follow your bliss, che vuol dire segui il tuo piacere.
Quindi do già un'indicazione molto precisa, no, a questo pensiero che cercherò di spiegare nel corso di questo intervento. Credo molto nel seguire la propria ispirazione, ciò che ci dà la sensazione di essere ciò che dobbiamo fare, no? Il proprio flusso interiore. Però è collegata questa idea all'idea anche di strategia. Cioè, normalmente siamo portati a pensare che seguire la propria ispirazione sia qualcosa che non abbia, come dire, un rapporto con il mercato, con l'idea di doversi in qualche modo poi sostenere all'interno di questo mondo, no? E invece io ritengo che possa essere una vera e propria strategia. Ecco, intanto Gianluca, ti volevo dire che la telecamera ce l'hai davanti, no? Cioè, se non vuoi che i nostri amici ti vedano solo l'orecchio, bisogna ogni tanto guardi frontale. Un orecchio molto interessante. Ora c'è solo un fatto, che qui non riesco a far scorrere. Prova così. No. Ha deciso che rimaniamo su questa slide. Forse qua. Ecco. Allora, io per agevolarvi nella navigazione di questa trattazione, vi ho preparato un'agenda. Vabbè, questo lo faccio sempre, insomma, credo che sì, seguiamo i flussi creativi, però è bene avere anche delle mappe, io credo molto nelle mappe. Alla fine io mi accorgo che normalmente, alla fine, come dire, un approccio abbastanza geografico, no? Cioè un argomento per me poi deve essere visto, per me deve essere visibile, deve avere come dire, dei continenti e deve avere, come dire, delle sue promanazioni che siano in qualche modo ordinate, no? Allora, il primo punto che affronteremo è una citazione, poi vedremo di chi, non distorcere la tua musa. Per me questo è molto importante in questo ambito artistico, e appunto non distorcerla per malintesi motivi di marketing. Allora, come mi immagino chi sta ascoltando adesso queste nostre parole? Allora, io ho una convinzione che si può anche dire che una persona non sa niente di marketing, però credo che chiunque sa qualcosa del marketing. Allora, senti la parola marketing e qualcosa inevitabilmente succede. Non è come se dico proteina spike o gain function. Cioè, voglio dire, un'impressione ce l'hai, una reazione ce l'hai, e può essere positiva o negativa. E secondo me spesso è negativa. E secondo me ha ragione, è negativa, molto spesso. Perché io credo che più o meno a livello generale ci sia una certa idea di marketing, giustificata peraltro, e che però non sia l'unica possibilità che abbiamo quando usiamo questa parola e portiamo avanti un certo tipo di pensiero. Il secondo punto ne consegue. Cioè, io mi sono accorto da anni che non c'è un solo marketing. Quindi non c'è un solo marketing per le aziende che producono bulloni e non c'è un solo marketing neanche per gli artisti. Probabilmente c'è un marketing, io ritengo che sia così, a seconda delle attività che le persone portano avanti. E c'è anche un motivo magari per cui le persone portano avanti quell'attività. Cioè non è casuale che uno faccia bulloni e uno che si occupi magari invece di storytelling. Quindi sono approcci diversi, dovuti a ragioni molto profonde, e queste persone hanno tutto il diritto ad avere una diversa strategia di marketing. Lo dico non per partito preso o per motivi ideologici, lo dico perché nel corso degli anni, ormai sono tanti anni, a una certa età, sono 30 anni che mi occupo di marketing, mi sono accorto, proprio concretamente, avendo a che fare con le aziende, che esistevano, questa è stata la mia prima scoperta, mi ci sono molto, come dire, dibattuto su questa faccenda. Che esistono almeno due tipi principali che io definisco marketing manageriale e marketing imprenditoriale. Quindi cominciamo a parlare di una pluralità di marketing. Detto questo, il punto 3 entra nell'interiorità, nella profondità delle persone. Detto che
anche un artista ha diritto a rivendicare un suo approccio strategico rispetto al mercato. Qual è il problema? Il problema che so oggi è che la via del marketing per gli artisti è molto dura, molto dura. E quindi richiede molta dedizione, molta passione e soprattutto richiede una profonda evoluzione personale. Questa è l'idea. E ci sono due concetti qui a sottotitolo del punto 3, design e need, che vengono dallo storytelling e sono molto interessanti. Per me è stata un'illuminazione quando l'ho trovato. Che fanno capire come si può svolgere la dinamica interiore dell'artista nel suo rapporto con il mercato. Apro una piccolissima parentesi, odio le definizioni in generale, perché mi sembrano costrizioni anche non solo delle persone, ma anche degli argomenti. Ma possono essere utili certe volte. Allora, io ritengo che dovendo definire il marketing, non mi limiterei soltanto a pensare alla pubblicità, come fanno tanti, appunto, nell'idea generale di marketing, come dire, popolare di marketing, cioè che se io faccio pubblicità mi preoccupo di capire qual è il mio target, insomma, faccio una serie di ragionamenti e cerco in qualche modo di spingere commercialmente ciò che faccio, sto facendo necessariamente marketing. Io ritengo che una per me personale, soddisfacente definizione di marketing, ogni strategia consapevole di rapporto con il mercato. Per cui, detto questo, è importante che si facciano delle scelte relativamente a come relazionarsi con il mondo là fuori e ciò che noi vogliamo che ci dia in base a quello che facciamo. L'importante è fare delle scelte, scelte consapevoli, scelte chiare. E poi in un certo senso non lamentarsi e andare fino a fondo. Per me questa potrebbe essere Allora, puoi ridire una la frase che così se la segnano e poi la disegnano anche. Ogni scelta consapevole di relazionarsi col definizione. mercato. Sì, Ok, esatto. marketing uguale, secondo Lisi, e secondo me è una bellissima definizione. Ogni scelta consapevole di relazionarsi col mercato. Quindi anche eventualmente la scelta di scomparire, se rientra in una strategia ed è una scelta consapevole, può essere una scelta di marketing, ok? Purché ci sia la consapevolezza, non che noi subiamo, ma noi che scegliamo. Sì, ora siccome c'è un collegamento telepatico tra me e Laura, che è ormai evidente, ha usato la parola scomparire. Io mi ero segnato qui sulla mia agendina, ero segnato 3 punti. Al secondo punto c'è un nome, quindi vado subito fuori traccia, Agostino John Sinadino, che ho scoperto recentemente, tipo 2 giorni fa. Ed è un poeta, simbolista del fine del Novecento, che ha fatto proprio questa scelta di scomparire. Quindi questo è il caso Direi che estremo. ci è riuscito bene, Ma ci è perché riuscito? non No, non, ho in realtà no, non ci è riuscito fino a fondo. Perché? Cosa ha fatto? Agostino John Sinadino, nato ad Alessandria d'Egitto come Montale, per cui è stato oscurato anche in qualche misura anche per questo, poeta anche lui, stesso periodo. Che è il poeta nato da Alessandro di Montale, non era Agostino John Sinadino. Insomma, questo Agostino John Sinadino, che è un poeta eccezionale, ci sono delle sue poesie bellissime, ha fatto proprio una scelta di assolutamente non rapporto, non relazione rispetto a ciò che poteva tornare indietro, no? Dagli altri. Il massimo che ha fatto è stato stampare una raccolta di poesie in 100 copie, e una però è uscita fuori nel 2005. Per cui, insomma, nonostante questo suo tentativo di auto-oscuramento, dopo quasi un secolo, insomma, esce fuori questa sua raccolta e ora c'è un sacco di critici e dicono: ma questo è eccezionale. Questo è un caso estremo, no? Però lui ha fatto una scelta, l'ha perseguita, l'ha portata fino a fondo. Chissà, magari fra altri 50 anni sarà nelle antologie della scuola media. Ecco, quella è una strategia di marketing, anche quella è una strategia di marketing. Ok? Principi archetipali di comunicazione. Io mi occupo di archetipi e gli archetipi, quando uso la parola archetipi, la prima domanda che viene fatta è: cosa sono gli archetipi? Io rispondo sempre con una risposta
come dire, che va a punto, nel senso che non spiega niente, però mi dà soddisfazione, che è il fatto che Jung stesso diceva gli archetipi non si possono definire. Detto ciò, è appunto di prima. Invece no, li definiamo, cosa sono? Sono, diciamo, come si manifestano, che è la cosa che normalmente interessa, no? Interessa anche qui in quest'ambito, in questa accademia, no? Si manifestano sotto forma di racconti universali di grande potenza emotiva, che creano narrazioni come Guerre Stellari, per esempio, delle strutture narrative che si ripetono nel corso dei secoli, le troviamo nei miti, le troviamo nelle fiabe. Li troviamo laddove l'inconscio è riuscito a esprimersi. E dov'è che riesce a esprimersi l'inconscio? Si esprime attraverso le narrazioni orali. Perché attraverso le narrazioni orali? Perché forse avete sentito parlare dell'lapsus, l'idea freudiana dell'lapsus, per esempio, se una persona invece di dire felicitazione a matrimonio riesce in condoglianze, no? Cioè, non è un caso, è perché l'inconscio ha parlato. Non so se avete presente quel gioco in cui c'è una catena di persone, uno inizia, dice all'orecchio una cosa e poi arriva al Telefono fondo. senza Il filo. telefono, non viene mai da definire. Telefono senza. Allora, perché inizia in un modo e arriva in un altro modo quella frase lì, nel telefono senza filo? Perché l'inconscio non è semplicemente un sentire male, è anche l'inconscio che ci mette su. E allora, immaginate un telefono senza fili che parte da 2000 anni fa e arriva oggi. Ora, magari no, anzi, da 3.000 anni fa e arriva al 500 d.C., perché magari non c'era tutta questa scrittura, non c'è adesso. E che succede? Liberamente cambiano le cose. Allora pensate alle fiabe, no? Le fiabe sono queste, cioè notte dopo notte sono state modificate inconsciamente da generazione e quindi è uscito fuori l'inconscio. Quale inconscio? L'inconscio collettivo. Bene, questa allora è la definizione possibile. Gli archetipi sono il contenuto dell'inconscio collettivo. Nell'idea che il nostro inconscio non sia, come sosteneva Freud, che è stato un maestro di Jung, qui siamo nella teoria junghiana, non sia semplicemente un magazzino nel quale va a finire il rimorso personale, quindi ognuno nel suo magazzino ha cose, scatole diverse. No, laggiù in quel magazzino c'è il retaggio, la trasmissione, il deposito di tutte le esperienze, di tutto il vissuto a livello psicologico di generazione in generazione, cioè quindi noi abbiamo laggiù nel nostro magazzino cose in comune. Queste cose in comune sono gli archetipi. Se tu racconti queste cose in comune, e sono personaggi, sono storie, sono narrazioni, appunto nate dall'inconscio e sono finite nel magazzino, tocchi qualcosa di profondo in tutte le persone, nel mondo. Quindi cadono tutti i discorsi di specificità, gli estremismi di specificità culturale, no? Com'è possibile che una storia, un film possa piacere in Nuova Zelanda, in Alaska e fra i Maori? Cioè, uno si dovrebbe chiedere, no? Cioè, come mai? È perché vuol dire che io immagino della chitarra anteriore, ma no? Sono delle corde, un'arpa, se tocchi quelle corde risuonano in tutti, no? Quindi questi sono gli archetipi. Allora, detto tutto questo, se io vado a cercare... Facciamo degli esempi però, perché secondo me Sì, possono aiutare, tipo prego. la madre è un archetipo, il vecchio è un archetipo, l'ombra è un archetipo, il bimbo è un archetipo, cioè gli archetipi sono degli elementi concettuali, come diceva appunto Gianluca, che stanno dentro ogni essere umano, ok? E che nascono e vivono nell'inconscio collettivo. Quindi sono quegli elementi che ci accomunano tutti in quanto esseri umani. Ok? Toccare questi archetipi significa toccare contemporaneamente le corde di tutta l'umanità. Quindi questa cosa qui, che ovviamente riguarda tantissimo l'arte, in parte riguarda anche il marketing, perché se noi vogliamo fare in modo che le nostre creazioni arrivino più lontano possibile, se le avviciniamo al mondo degli archetipi, diamo loro una grande spinta. Si può dire? Esattamente, Ok. sì. Questo è, diciamo, quello che ha descritto Laura, è stato anche il mio approccio, l'approccio iniziale, e per iniziale non intendo un mese, intendo una decina d'anni. Quindi l'idea è che questi contenuti, no, possibili di ciò che noi creiamo, che sono anche già dentro di noi e già dentro tutti gli altri, potessero essere appunto materiale con cui lavorare e creare. Creare, poi creare, cioè li può utilizzare a livello di
copywriting a livello di immagini, sono collegati a colori, sono collegati a personaggi, tutto gravita intorno a questi centri, no? Però c'è anche qualcosa di più, e questo me ne sono accorto successivamente, cioè che da quella conoscenza, da quella sapienza che viene dagli archetipi e dalla narrazione orale di popoli interi, in particolare da un popolo che è quello cinese, e io ho trovato una griglia molto interessante di archetipi nei Qing, che i Qing, magari chi li conosce magari soprattutto per l'aspetto divinatorio, no? Invece se lasciamo un attimo da parte questo tipo di utilizzo e ci concentriamo su ciò che hanno da dire cose molto interessanti sulla comunicazione. E sulla comunicazione ti dicono una cosa fondamentale, che l'importante per arrivare al cuore delle persone, a toccare le emozioni delle persone, serve l'autenticità. Cioè questa è la parola chiave. Quindi quando poi l'artista, come tutti gli altri, pensa di dover comunicare con il mercato, ammesso che non faccia come Agostino Giossina di nuovo, che forse ha fatto anche lui facendolo, come dire, seguendo poi la strada del nascondimento, no? Che incredibilmente dopo quasi un secolo a noi ci tocca, no? Già parlare. Ecco, quello che conta è essere assolutamente autentici. Quindi per me è stata un po' una rivoluzione, perché venendo da, come dire, da una formazione di marketing classica, dove si ipotizza la possibilità di scegliersi un target quale che sia, no? Cioè tu fai pubblicitario, fai consulente di marketing o marketing manager o brand manager in un'azienda, dici vabbè, qual è il target? È una signora tra i 60 e i 65 anni. Cioè, in realtà non puoi pensare così di arrivare a cuore di quella persona a tavolino, no, cioè ci arrivi se tu esprimi te stesso. Allora, se tu esprimi te stesso, però succede una cosa, che raggiungi soltanto, un bel soltanto, chi è in risonanza con te, cioè chi è come te. Allora, veramente noi non abbiamo un mercato qualsiasi, ognuno di noi ha un suo mercato. Già, questo è un messaggio. Se vi posso permettere un secondo? Prego. Negli incontri di marketing che noi abbiamo fatto insieme, che chi non ha potuto vederli li può trovare comunque tutti su YouTube, avevamo già anticipato questo concetto dicendo: come fa un artista a iniziare a vendere le proprie opere? Come fa a individuare il proprio target? Questo concetto di marketing, appunto. E la risposta è stata: iniziamo a vedere, facendo delle prove, chi sono le prime persone che vogliono comprare le nostre creazioni, ok? Cioè, dall'esperienza si arriva a una teoria, ma non è che si parte dicendo io voglio vendere ai cinquantenni ricchi, si parte dicendo mi esprimo in questo modo, faccio una mostra, faccio un'esposizione, faccio un mercato, faccio una qualsiasi cosa, mi esponga all'esterno, e poi la cosa più importante che devo fare è osservare con molta attenzione chi acquista il mio prodotto, perché più sono bravo a osservare chi acquista il mio prodotto e più posso trovare altre persone simili a quelli che si sono dimostrati interessati a quello che io creo. Quindi su questa cosa, diciamo, chi ci ha seguito avevamo già messo delle basi. Io sono molto d'accordo, perché invece l'approccio classico, che è quello manageriale di marketing, dice invece che tu prima fai una ricerca di mercato, capisci cosa vuole il mercato, il tuo target, dopodiché addirittura produci, crei quel prodotto. Quindi non stiamo parlando soltanto di pubblicizzarlo in un certo modo, addirittura crei in un certo modo, in funzione di quello che tu pensi sia il tuo target. Ecco, in realtà questo è possibile solo in determinate condizioni. Non nelle condizioni dell'artista o dell'imprenditore. Diciamo che nel nostro mondo della Design Academy, chi potrebbe essere più incline a seguire questa ipotesi B sono i grafici, graphic designer, e anche i concept artist, cioè chi lavora per delle industrie, chi lavora per delle aziende può andare anche a realizzare dei prodotti che intercettano dei trend di mercato già esistenti, però sono infatti quei corsi che più si allontanano dal concetto di arte, più si avvicinano al concetto di industria. Ok? Sì, quindi essendo tanti i corsi, essendo tantissimi gli studenti, poi ognuno si posiziona,
diciamo così, a seconda anche della propria inclinazione, sensibilità, aspirazione di Certo. vita. Ok. L'ultimo punto è conosci te stesso. Allora, Laura diceva che io tendo a volare alto, no? Che è una cosa che mi viene spesso rimandata, no? Però con questa metafora del volare alto, io non è che mi ci ritrovo tanto, in che senso? Cioè io penso più alla profondità, no? Cioè mi sento più che un aereo, mi sento un sottomarino. E nel senso che credo che il mio approccio possa un po' spiazzare, nel senso che cerco, cioè cerco, mi viene naturale andare a indagare più in profondità, per profondità intendo a livello interiore, i moventi dell'azione delle persone. E quindi quando fanno marketing, quando creano prodotti, quando fanno comunicazione, vado in quella direzione lì, no? E credo che sia una direzione molto importante, perché se tu non conosci te stesso, e questo è un messaggio che ci arriva da Demura del Tempio di Delfi, ti perdi tanto e non capisci neanche bene quali siano le tue potenzialità, le tue attitudini, e quindi quale sia il tuo modo preferenziale, ottimale di rapportarti con il mondo. E il mondo oggi significa mercato, no? Molto spesso, e aggiungo anche purtroppo, no? E quindi bisogna conoscersi. Questo è il messaggio di fondo che arriva da questa analisi. Detto tutto ciò, io partirei quindi da questo autore, che per me è stato un po' una scoperta, no? Questo già più di 10 anni fa. Ray Bradbury, che probabilmente conoscete, è uno scrittore, definire di fantascienza è riduttivo, no? Probabilmente lo si può definire fantasy, non lo so. Comunque, lui stesso diceva di se stesso, che insomma era interessato a esprimere la propria immaginazione, non si collocava all'interno di un genere. E ha scritto un libro che mi ha molto colpito, perché era un libro sulla sua attività, no? Di scrittore, quindi di un creativo. E il libro è Lo Zen e l'arte della scrittura. Solo questo: se scrivi senza piacere, senza gusto, senza amore, senza divertimento, sei solo un mezzo scrittore. Significa che sei così occupato a tenere d'occhio il mercato o a prestare orecchie al versante avanguardistico che non sei te stesso, non conosci neanche te stesso. Prima di tutto, uno scrittore deve essere e agitato. Deve essere una cosa di febbri ed entusiasmi. Senza questa forza farebbe bene a uscire a raccogliere pesche e a scavare fossi. Dio sa che sarebbe meglio per la sua salute. Quanto tempo ci è voluto perché voi scriveste una storia dove il vostro vero amore, il vostro vero odio finissero sulla pagina? Quando è stata l'ultima volta che avete avuto il coraggio di abbandonare un pregiudizio che vi è caro e allora la pagina è stata come illuminata da un fulmine? Quali sono le cose migliori e le peggiori della vostra vita e quando è che comincerete a sussurrarle o a gridarle? Questo è uno dei suoi libri più famosi, Fahrenheit 451. Corri forte, tieni duro, è questa la lezione delle lucertole. Cosa possiamo imparare noi scrittori dalle lucertole? Cosa possiamo prendere dagli uccelli? Nella velocità c'è la verità. Più rapidamente parli, più velocemente scrivi, più onesto sei. Nell'esitazione c'è il pensiero. Nella pausa si inserisce lo sforzo per lo stile, al posto del balzo sulla verità, che è il solo stile adatto alla morte o alla caccia alla tigre. Il problema per ogni scrittore in ogni campo è di essere circoscritto da quello che è stato fatto prima o da quello che è stato stampato quello stesso giorno nei libri e nelle riviste. Ero troppo giovane per identificare il mio problema, ero troppo occupato a imitare. Le liste, questo è un metodo elaborato da, creativo elaborato da Bradbury, parla di una sua lista che ha generato poi un libro. La lista diceva più o meno così: il lago, la notte, i grilli, il burrone, la soffitta, il pianterreno, la botola, il bambino, la folla, il treno notturno, la sirena delle nebbie, la falce, il carnevale, la giostra, il nano, il labirinto di specchi, lo scheletro.
Un'altra scrittrice, Susan Sontag, anche lei si fa una lista di cose preferite. Cominciava a vedere un modello nella lista, in queste parole che avevo semplicemente fatto fluire sulla carta, credendo che il mio subconscio desse pane, per così dire, agli uccelli. Dando un'occhiata alla lista, scoprì il mio vecchio amore e il mio terrore di avere a che fare con i circhi e i carnevali. Beh, se sei uno scrittore o se speri di esserlo, liste del genere, dragate dal fondo del tuo cervello, possono aiutarti bene a scoprire te stesso, proprio come io dibattendomi ho trovato alla fine me stesso. Quello che il subconscio è per ogni altro essere umano nel suo aspetto creativo, diviene per gli scrittori la musa. Sono due nomi per una cosa sola, ma in qualsiasi modo lo chiamiamo, questo è il nucleo dell'individuo che fingiamo di esaltare, al quale erigiamo templi e al quale accordiamo un rispetto non sincero nella nostra società democratica. Qui c'è la sostanza dell'originalità. Ecco, vedete, esce fuori questo concetto di cui parlavamo, che è l'inconscio, no? E, ne abbiamo parlato a livello di archetipi e abbiamo detto che l'inconscio è collettivo. Allora ci arriva un messaggio importante, no? Che se tu lasci fluire la tua creatività e non ti preoccupi troppo del mercato o di essere all'avanguardia di qualcosa, non ti preoccupi dello stile, ma fai emergere ciò che hai dentro, questo ciò che hai dentro, la musa, non è una musa isolata, non è qualcosa che ti porterà a esprimere idee, immagini, contenuti che non riguardano. Non riguarderanno nessuno, in realtà riguardano tutti. E questo è un messaggio che ci viene appunto dalla psicologia archetipale. Perché nella totalità dell'esperienza che ha vissuto, memorizzato e dimenticato, che ogni uomo è veramente diverso da tutti gli altri. Uno vede la morte prima di un altro, uno conosce l'amore più velocemente di un altro. Due uomini, per quanto ne sappiamo, che vedono lo stesso incidente, lo ricordano con coordinate diverse in diverse parti dei loro alfabeti alieni. Non ci sono 100 elementi, ma 2 miliardi di elementi al mondo. Tutto risulterebbe diverso negli spettroscopi e nelle scale. Allora, i contenuti sono universali, ma ognuno di noi è unico nel suo modo di viverli e di esprimerli. Quindi, il messaggio di Ray Bradbury, che arriva a livello di consiglio, no? Di produttivo, è quello di fare affidamento sul proprio inconscio. Questo inconscio, aggiungiamo, è collettivo. La visione, l'esperienza di questi contenuti collettivi, però, è assolutamente individuale e unica. L'immagine che mi viene sempre in mente è questa, cioè vedi due persone che si baciano, no? Cioè, per la strada. Oggi magari era difficile, ma su un tempo. Vabbè, diceva, sono due persone che si baciano, ho capito, ma cioè, hanno fatto quanti miliardi di volte sarà successa questa cosa, però questa cosa è sempre diversa, no? Cioè, c'è un contenuto universale in quelle esperienze, c'è un modo assolutamente unico e personale di viversela. È un po' questo il mistero, no? Del far emergere ciò che c'è dentro di noi. L'immagine che mi piace è questa, questa copertina di Pink Floyd. Io credo siamo veramente, no? Degli elementi che hanno la capacità di rifrazione, no? Cioè molto personale, cioè arriva qualcosa che è una luce che apparentemente è un fatto oggettivo e che poi viene rifranta, non riflessa, insomma, in maniera del tutto unica. E allora qui abbiamo Jung. Jung, l'ho brevemente introdotto, insomma, definirlo uno psicologo forse è veramente riduttivo, no? È stato forse anche qualcosa di, io penso sicuramente qualcosa di più, cioè qualcuno che è riuscito a avere un accesso all'inconscio che ancora ci dà sorprese, ancora non riusciamo, come dire, neanche a comprendere nella sua totale interezza e profondità. Per esempio, il libro rosso, anche il libro rosso è il libro su cui lui ha
scritto quella che è stata poi un'esperienza personale di rapporto con l'inconscio, aveva su questo tavolo con questo librone dove ci disegnava pure, no? È pieno di disegni, no? E questo libro è uscito quando? 7-8 anni fa. Io ho comprato l'edizione gigante, no? Poi è uscito dalla più piccola. Io ho fatto malissimo perché sì, i disegni sono belli, però non riesce a leggere, c'è un tavolo apposta. E quindi a letto non è impossibile. E lui diceva, qua, ogni tanto si dedicava a questa cosa quando sentiva l'impulso di farlo. No? Dice, ma è stato veramente difficile, nel senso l'inconscio si stava esprimendo con una potenza tale, dice, ci sono state delle volte in cui mi sono aggrappato al tavolo per non essere sommerso. Questo impulso, tanto era forte, no? E dice da questi anni, se non ricordo male, 4-5 anni in cui si è dedicata a quest'opera, dice è nata tutta la mia opera successiva, no? È venuto tutto da laggiù. Allora, in questo libro mitico, che è il libro rosso, dice Jung, profondità e superficie devono mescolarsi al fine di generare nuova vita. La nuova vita però non nasce al di fuori di noi, ma in noi stessi. La vita non viene dalle cose, ma da noi. Tutto ciò che accade fuori è già accaduto. Perciò chi osserva l'evento da fuori vede sempre soltanto ciò che è già stato e che è sempre uguale. Chi invece guarda da dentro sa che tutto è nuovo. Un po' quello che dicevo del bacio prima. Le cose che accadono. Ah, beh, questo è un doppione, no. No. Le cose che accadono sono sempre le stesse. Non è sempre uguale invece la profondità creativa dell'essere umano. Le cose di per sé non significano nulla. Assumono un significato soltanto dentro di noi. Siamo noi a dare significato alle cose. Il significato è ed è sempre stato artificiale. Siamo noi a crearlo. Cerchiamo dunque in noi stessi il significato delle cose affinché la via di quel che ha da avvenire possa palesarsi e la nostra vita continui a scorrere. Ciò di cui avete bisogno proviene da voi stessi ed è il significato delle cose. Il significato delle cose non è il senso che è il loro proprio. Questo senso si trova nei libri dotti. Le cose sono prive di senso. Il significato delle cose è la via della redenzione che vi create voi stessi. Il significato delle cose è la possibilità creata da voi stessi di vivere in questo mondo. È la capacità di dominare questo mondo e l'affermarsi della vostra anima in questo mondo. Questo significato delle cose è il senso superiore che non si trova nelle cose stesse, neppure nell'anima, è piuttosto il Dio che sta tra le cose e l'anima, il mediatore della vita, la via, il ponte, il passaggio. Non avrei potuto vedere ciò che doveva venire se non avessi potuto scorgerlo in me stesso. Sì. Allora, la sensazione che ho io leggendo queste cose di Jung, il valore che per me hanno e il motivo per cui stanno dentro questa presentazione è che veramente Jung ci sta dicendo che è compito di ogni essere umano appunto dare un significato alla vita. Io ho sempre pensato, no? E qualcuno lo dice che ognuno dovrebbe essere un filosofo, no? E magari succedeva un tempo che trovavi magari un contadino, un pastore che magari non è mai stato a scuola e che però aveva una sua filosofia di vita, cioè era riuscito a dare un significato alla vita, no? Allora, questo rapporto con l'inconscio che ti permette di dare un significato alla vita è anche, e io direi soprattutto, un'attività creativa, no? E qui allora io ci sento in queste parole, in queste frasi di Jung, una definizione dell'artista. Cioè l'artista è colui che si concentra molto su questo aspetto, quello che fa, no? Cioè di capire qual è il senso delle cose. E magari non è che te lo scrive come dire, come didascalia sotto a quello che fa, ovviamente. Te lo rappresenta, no? Magari anche in maniera molto, molto spontanea e non pensata, giustamente, no? Perché è qualcosa che emerge dalla sua interiorità. Però questa sostanza, no? Che emerge, si trasforma in qualcosa, è piena di senso.
aggiunge senso alla vita per come la conosciamo, generazione dopo generazione. Ecco, quindi da queste parole io ne deduco, ecco, una missione molto importante di chi si annovera nel mondo degli artisti, cioè è una persona che fa da mediatore, fa da via, fa da ponte, fa da passaggio tra una dimensione e un'altra, qualcosa di sciamanico, no? Cioè una persona che sta con un piede in un mondo e un piede in un altro mondo. E quindi è veramente una funzione fondamentale. Torniamo a Bradbury. La musa deve avere una forma. Scriverai un migliaio di parole al giorno per 10 o 20 anni per provare a darle una forma, per imparare abbastanza sulla grammatica e sulla costruzione di una storia, in modo che questo diventi parte del subconscio, senza costringere o distorcere la musa. Allora, qui è un po' appunto quello che diceva Jung, no? Alla fine si ragiona sempre per immagini, per metafore, no? Io credo che allora l'immagine dell'attività artistica sia quella di creare un canale, no? Cioè abbiamo parlato. Jung parlava di ponti, di passaggi, di vie. Io in maniera più idraulica penso a dei tubi, no? Cioè che si tratta di creare veramente dei passaggi, delle condutture che fanno emergere quello che c'è laggiù dentro di noi, no? Che è un qualcosa di universale, che nel passare dentro di noi diventa assolutamente personale, ma comunque universale. E quello che raccomanda Bradbury è: sì, impara le tecniche assolutamente espressive, ma quella cosa laggiù non la devi assolutamente né costringere né distorcere. Questo è l'elemento fondamentale, altrimenti la violenti e le togli di significato. E qui c'è un passaggio che mi piace moltissimo perché è molto radicale, no? Dice: l'autocoscienza è il nemico dell'arte. Sia il teatro, la scrittura, la pittura, la vita stessa, che è la maggiore di tutte le arti. Allora, cominciamo a entrare dentro una contraddizione interna, no? Che è un ossimoro, cioè una strategia creativa. Che vuol dire? Cioè, allora, se c'è una strategia è consapevole, se è creativa deve essere consapevole, come sta questa cosa? Allora, sta in quali termini? Sta che tu accetti l'idea che diventi un canale ben formato, ben levigato, che riesce a far uscire queste cose. È più veramente l'idea del parto, forse, no? Cioè, deve essere un parto il più naturale possibile, però questa naturalezza insomma non è semplice, no? Quando si tratta di far emergere il proprio inconscio. Alcune immagini carine di Bradbury riguardo a questo argomento. Questo è il grande segreto della creatività: devi trattare le idee come gatti. Devi fare in modo di farti seguire da loro. Se cerchi di avvicinarti a un gatto e prenderlo, dialogo, non te lo lascerà mai fare. Devi dire: vai all'inferno. E il gatto risponde: aspetta un attimo, non si sta comportando come la maggior parte degli umani. Così il gatto ti segue, spinto dalla curiosità. Beh, cosa c'è che non va in te, che non mi ami? Fama e fortuna. Ognuno di voi interessati alla creatività vuole prendere contatto con ciò che dentro di sé è veramente originale. Volete fama e fortuna, sì, ma solo come ricompensa per un lavoro fatto bene, onestamente. La notorietà e un grasso conto in banca devono venire dopo che tutto il resto è finito e ben fatto. Questo significa che non possono nemmeno essere considerati nel momento in cui siete alla macchina da scrivere. Insomma, capite che col marketing questa cosa, con l'idea di marketing che normalmente ha l'uomo della strada, questa cosa non va molto d'accordo. Cioè, allora le ricerche di marketing, e allora i trend, e allora, cioè, no, dice, non ti devi assolutamente preoccupare, devi lavorare bene. Questo bene è una parola molto densa, cioè quel bene è molto impegnativo, e onestamente, che non vuol dire fregare la gente sul prezzo, onestamente da un punto di vista, come dire, dell'integrità rispetto alla propria creatività. E quindi quando se le ha creare neanche ci devi stare a pensare. Allora, insomma, qui incominciamo a mettere dei paletti, no?
Cioè, l'idea è che sì, l'artista è uno che vive nel mondo, alla fine gli arriva, è uno che gli arrivano le bollette. Perché uno di quelli che mi viene in mente è un altro scrittore, Philip Dick, no? Che è uno di quelli che con le bollette ci ha combattuto tanto. Dice, io mi sono dedicato alla fantascienza in maniera totalmente integrale, però sono stato in prigione, perché non c'avevo soldi per gli alimenti per da mia moglie, da cui mi ero separato. Poi mi sono trovato senza luce. Sono andato a comprare la carne di cavallo per mangiare quando la compravano soltanto per gli animali domestici e chi me la vendeva mi guardava con un certo disprezzo. Ecco, si sta parlando di questo. Di questo. L'uomo che le considera, allora, le considera invece grasso conto in banca, eccetera, mentre sta scrivendo, si comporta in uno dei due modi: o compiace una piccolissima audience che può solo percuotere un'idea senza sensi e ucciderla, o una grande audience che non riconoscerebbe un'idea se questa si alzasse e cominciasse a percuoterla. Cioè lui vede questo tipo di dicotomia, no? Cioè si sta a pensare, allora o vuoi fare il figo, allora devi fare sul super originale, quella roba là, il piacere a quel piccolissimo, piccolissima nicchia ipotetica, oppure ti rivolgi veramente a mercato di massa, e però dice, qualunque idea non la capisce. Qual è la più grande ricompensa che uno scrittore può avere? Non è il giorno in cui qualcuno corre da te con la faccia che esplode di onestà, gli occhi che brillano di ammirazione e grida la sua nuova storia era molto bella, proprio fantastica? Allora e solo allora è valsa la pena di scrivere. Allora, vorrei tranquillizzare un attimo i nostri ascoltatori. Non è che Gianluca sta dicendo che dobbiamo patire la fame, eh? Il contrario. Lui sta dicendo che quando noi ci applichiamo la nostra creatività e la nostra arte a qualcosa, lo spirito con cui lo facciamo non può e non deve essere finalizzato al risultato. Cioè, l'arte è come ha dentro di sé la ragione di essere, e se c'è un fine è quello di portare la meraviglia nel mondo. Ok? Questo è quando è questa frase ultima che stava citando. E da questo conseguirà poi anche l'avere un proprio posizionamento sul mercato. Quindi la teoria che Gianluca ci sta portando oggi, un po' criptica, ma che ci stimola almeno il ragionamento, è di non fare il marketing in prima battuta, ma di applicarsi come sommozzatori alla ricerca e alla esecuzione dell'opera, mettendo in conto che poi ci sarà anche la fase del riconoscimento nel mercato. Ho interpretato bene? Assolutamente Ok. corretto, che poi no, tutti dicono assolutamente, ma sono dei sì, ma sono dei no, Esatto, assolutamente sì. sì. Beh, era Allora, perfetto. quando si produce con intenti artistici, Si produce e basta. non si pensa al marketing. Beh, purtroppo però il marketing è un'idea collettiva che è entrata in testa più o meno a tutti. Io credo che anche l'artista più integralista abbia dentro da propria mente un gruppetto di neuroni che gli rompono le scatole, gli dicono, ma mentre lì che dà la pennellata e il colpo di martello, che gli fa da oppositore interiore, no? Dice, ma può fare così o può fare così? Questo piace di più, questo piace di meno. Io mi ricordo un'intervista a un artista di strada che faceva ritratti in piazza, diceva. E poi mi sono accorto che se ci metto il viola vendo di più. E allora faccio tutti questi paesaggi col viola. Capisci? Cioè, ecco, di questo si sta parlando. Il cartello. Lasciatemi tirar fuori ancora il mio cartello. Mi dice, bisogna lavorare con un cartello davanti. Che c'è scritto lavoro. Ed è tutto ovvio che quei due uomini, scrittori commerciali ed elitari, nota dei redattori, hanno lavorato. Cioè, quindi due approcci, no? L'elitare e il commerciale. E lavorando dopo un po' si prende il ritmo, le abitudini meccaniche cominciano a venir meno, la guardia si abbassa, cosa succede poi? Rilassamento. E poi i due seguono felicemente il mio ultimo consiglio. Non pensate. E più vi rilassate, meno pensate, più sarete creativi. Allora, marketing, dimenticarsi totalmente quando si crea. Ok?
Impossibile, dite. Come potete lavorare e rilassarvi? Come potete... Oh, c'è la bolletta, no? Come potete creare senza avere i nervi a pezzi? Si può fare. Viene fatto ogni giorno, di ogni settimana, di ogni anno. Gli atleti lo fanno. I pittori lo fanno. Gli alpinisti lo fanno. I buddisti zen con i loro piccoli archi e le loro frecce lo fanno. La quantità di esperienza, solo dall'esperienza può venire la qualità. L'artista deve lavorare così duramente, così a lungo, che un cervello si sviluppa e vive per conto suo nelle sue dita. L'artista non deve pensare alle ricompense critiche o in denaro che otterrà dipingendo quadri. Deve pensare alla bellezza della, nella sua pennellata, pronta a scorrere se la lascerà andare. Così non dovremmo guardare al lavoro né guardare alle 45 o 52 storie scritte nel nostro primo anno come un fallimento. Il fallimento è la rinuncia. Voi siete nel mezzo di un processo. Niente fallisce allora, tutto va. Il lavoro è fatto, se è buono imparate da lui, se non è buono imparate anche di più. Non c'è fallimento a meno che uno non si fermi. Non lavorare è smettere, mollare, diventare nervosi e quindi distruttivi rispetto al processo creativo. Com'è che uno si dà per vinto? Perché sceglie obiettivi incoerenti. Torna alla definizione scelta, marketing, scelta consapevole di una strategia di rapporto nel mercato. Perché sceglie obiettivi incoerenti, ho detto, perché vuole la fama letteraria troppo presto, perché vuole guadagnare troppo presto. Se solo potessimo ricordare che la fama e il denaro sono doni che ci vengono dati solo dopo che abbiamo donato al mondo il nostro meglio, il nostro io, le nostre verità individuali. Ora sarete sorpresi, vi devo seriamente suggerire di leggere Lo Zen e il tiro con l'arco, cosa che io ho fatto ed io ho aperto, mi si è aperto il mondo dello Zen. Un libro di Eugen Erger. Lì le parole lavoro, rilassamento e non pensate o parole simili appaiono in modo diverso e con diversi significati. Lo Zen, come tutte le filosofie, seguiva semplicemente le tracce di uomini che imparavano dall'istinto quello che era buono per loro. Ogni tornitore di legno, ogni scultore degno del suo marmo, ogni ballerina pratica quello che lo Zen predica senza averlo mai sentito nominare in tutta la sua vita. Questo è Erger. Sì, è un libro famosissimo. Se qualcuno non l'ha letto, che lo legga. Io veramente non so, assolutamente da leggere. Però qui alcuni brani salienti. Il maestro. Allora, la storia di questo professore di filosofia tedesco degli inizi del Novecento va in Giappone a insegnare. Allora dice, voglio imparare una via zen, un'arte zen, e sceglie il tiro con l'arco, perché lui già aveva esperienza nel tiro con la carabina. E racconta questa sua esperienza a un maestro, il giapponese ovviamente. Il maestro seguiva attentamente i miei sforzi, correggeva con calma la mia posizione forzata, lodava il mio zelo, biasimava il mio dispendio di forza, ma mi lasciava fare. Mi toccava però continuamente nel mio punto debole, gridandomi in tedesco, mentre tendevo l'arco, la parola rilassato, che intanto aveva imparato, senza perdere mai né la pazienza né la cortesia. E appunto perché lei si sforza, perché ci pensa. Si concentri esclusivamente sulla respirazione, come se non avesse altro da fare. Non pensa a quello che deve fare, non rifletta sull'esecuzione, mi gridava. Il colpo fila liscio solo se sorprende il tiratore stesso. Il tiro giusto nel momento giusto non viene perché lei si stacca da se stesso. No, l'ho letta male, aspetta. Il tiro giusto nel momento giusto non viene perché lei si non viene perché lei non si stacca da se stesso. Ecco. Insomma, non gli riusciva perché non si staccava da se stesso. Lei non è teso verso il compimento, ma attende il proprio fallimento. La vera arte, cioè io questa cosa me la tatuerei, no? La vera arte, esclamò allora il maestro, è senza scopo, senza intenzione. Quanto più lei si ostinerà a voler imparare a far partire la freccia per colpire sicuramente il bersaglio, tanto meno le riuscirà l'una cosa, tanto più si allontanerà l'altra. Le è di ostacolo una volontà troppo volitiva. Lei pensa che ciò che non fa non avvenga. Qui invece replica Heidegger. Ma lei non ha spesso ripetuto, obiettai, che il tiro con l'arco non è un passatempo,
un gioco senza scopo, ma una questione di vita e di morte. E lo sostengo. Noi maestri d'arco diciamo un colpo, una vita. Che devo dunque fare, chiese pensieroso? Imparare la giusta attesa. E come si impara? Staccandosi da se stesso, lasciandosi dietro tanto decisamente se stesso e tutto ciò che è suo, che di lei non rimanga altro che una tensione senza intenzione. Devo dunque spogliarmi intenzionalmente di ogni intenzione, mi scappò detto. Questo non me l'ha chiesto ancora nessun allievo e perciò non so la risposta giusta. E quando cominciamo questi nuovi esercizi? Aspetti che sia l'ora. Una comune foglia di bambù può insegnarle di che si tratta. Sotto il peso della neve si piega in giù, sempre più in giù, e a un tratto il carico di neve scivola via senza che la foglia si sia mossa. Resti come essa nella massima tensione fino a che il colpo parte. E così, infatti, quando la tensione ha raggiunto il suo limite, il colpo deve partire, deve staccarsi dall'arciere come il carico di neve dalla foglia di bambù, prima ancora che egli ci pensi. Lei vede che cosa vuol dire non poter restare senza interruzione nello stato di massima tensione. Lei non riesce nemmeno a continuare a imparare senza chiedersi continuamente: ce la farò? Aspetti pazientemente quel che viene e come viene. Un giorno, prego, Laura. Perché questi discorsi io penso che chiunque abbia disegnato se li è posti. Cioè, è proprio una cosa insita nella disciplina artistica, no? Cioè, il chiedersi continuamente ce la farò, il monitorare continuamente a che punto ero, dove ero, dove sono arrivato, guardarsi intorno, ci sembra sempre che tutti siano più avanti di noi. Questa è proprio una testimonianza molto adeguata al nostro mondo artistico. E, in effetti, per arrivare a un elaborato finale che poi veramente sia una somma, come si potrebbe dire, una condensazione, no? Di vita, ecco che bisognerebbe sospendere questo lavoro incessante della testa che ci porta a chiederci in continuazione dove sono, cosa sto facendo, cioè tutta è la nostra tradizione occidentale, no? Che ci fa razionalizzare ogni passaggio, ogni processo e che ci salva dalle emozioni che proviamo, che quindi non sono più viste come un tesoro, ma quasi come una cosa ingombrante, razionalizzando e quindi misurandoci e quindi cercando sempre di capire dove siamo. Questo ci impedisce di scoccare la freccia, come invece il maestro Zen sta insegnando a fare nel libro. Sì, e, questo pensiero, no, che viene, insomma, allora, prima ho parlato dell'esperienza del non pensare di un artista come Ray Bradbury, no? Poi l'abbiamo ricondotto a una disciplina, un'arte zen, nell'idea che l'arte zen sia un archetipo di qualunque altra attività. Infatti, poi a un certo punto dirà che se diventi maestro in un'arte, diventi maestro in tutte le arti, no? Allora, io questo tipo di dinamica l'ho visto anche nel mondo delle aziende. Un caso che mi piace molto è un imprenditore con cui ho lavorato 7-8 anni fa, in un'iniziativa era partito con un'iniziativa, ok? Un marchio, un'azienda, eccetera, eccetera, e gli è andata male. Poi dopo ho iniziato a collaborare con lui, altra iniziativa, e gli è andata male. Però io gli ho sempre detto: guarda, in quello che stai facendo io ci vedo un percorso, c'è un processo, e secondo me andrà a finire in quella direzione, cioè che anche questa seconda cosa non è quella che deve uscire, probabilmente verrà dopo, ora l'ha fatta, il terzo tentativo di quella cosa, e sta avendo successo, ci ha voluto tipo una decina d'anni. Cioè, ora, il vantaggio è averci la barba bianca e capelli bianchi. Non è che per osmosi ti arriva la saggezza, però vedi delle cose su un arco temporale e vedi che, ragazzi, se uno è così e continua, alla fine qualcosa è, quello che deve uscire esce, no? E che veramente ha ragione Bradbury, ha ragione
il maestro di Heidegger. Troppo presto, troppa ansia, c'è quell'oppositore interiore, cosa qui non c'è, ma c'è un altro libro molto bello di una esperta in cervello umano, quindi neuro qualcosa, che poverina, insomma, molto giovane, a 38 anni, ebbe questa esperienza terrificante di un ictus che la mise, cioè, manca poco, ci muore, però ebbe la fortuna di avere il telefono vicino, riuscì a telefonare e a farsi aiutare, e la salvare. Però cosa succede? Mi pare il titolo di Avventure nel giardino della mente. E successe questo, cioè che le avevo perso una gran parte dell'uso, cioè l'uso di una gran parte del cervello, no? E lei, in quanto esperta, descrive tutto questo, no? Quale parte. E a un certo punto, nella riabilitazione, diceva, ho dovuto prendere la decisione se riabilitare quella parte del cervello o no. Perché dice, in quella parte del cervello ci stava tutto, lei se ne rendeva conto, ci stava quella parte che normalmente è quella dell'ansia, della preoccupazione, del turbine di pensieri, no? che ti viene alla macchina a scrivere. E lei li chiama i disturbatori in piccionaia. Come a teatro, no? Che magari c'è un tenore bravissimo, cioè, oh, no, troppo. Dice, vabbè, poi ho deciso che vabbè, dovevo riabilitarmi. E infatti, dice, ho vissuto anni in cui ero serenissima, dice. Però ora che ho riabilitato questa parte, di nuovo riparto. E dice, allora cosa faccio? Mi metto con le mani sui fianchi, impettito e faccio, adesso basta! Impiccionata, cioè, capito? Allora, questo c'entra anche con gli archetipi. In che senso? Cioè, gli archetipi sono anche parti della nostra personalità. Quando tu dicevi il vecchio, il bambino, eccetera, eccetera. Per esempio, sì, sono riconducibili anche all'esperienza umana, che noi siamo stati bambini e a livello inconscio ce lo ricordiamo. Poi, però il vecchio è ancora proprio vecchio, non è che. Allora, quelle esperienze lì stanno là dentro di noi, nel nostro inconscio, sono parte della nostra personalità. E allora siamo fatti di tante parti. Per esempio, Hillman, che è stato allievo, un persecutore di un psicologo americano archetipale di Jung, ha un'espressione molto bella, parla di io policentrico. Allora, noi siamo fatti, dentro di noi sono tanti. Allora, c'è anche quell'ufficio contabilità che ti sventola le bollette, mentre sei lì a scrivere, preso da o a dipingere, o a creare storie, o a creare un prodotto, no? Che ti piace, che senti, viene da dentro di te, e quello fa, oh, ma come funziona? Cioè, un momento, però. Ok? È una parte di noi. Qui la saggezza di chi si è concentrato su questi processi ti dice, boh, sta tranquillo, non ci pensare. Sembra facile, ma. Però intanto l'importante è capirlo, che, non, che cioè abbiamo delle risposte per quella parte lì, no? Che quella parte lì è convinta di saperla lunga, no? Come si sta al mondo, perché sei nato, che devi fare, no? E tu non hai risposte valide, no? Ecco, io credo che ora stiamo fornendo degli argomenti a quell'altra parte là, no? Che vuole creare. Un giorno chiese al maestro, ma come può partire il colpo se non lo tiro io? Si tira. L'ho già sentito dire più volte da lei e perciò devo porre diversamente la mia domanda. Come posso attendere il tiro dimentico di me se io non devo entrarci per nulla? Si permane nella massima intenzione. Allora, questo sì, cosa sta a indicare? Indicare quello che dicevamo, cioè che c'è qualcosa dentro di noi che tira con l'arco quando si tira bene, quando tiriamo bene con l'arco. C'è una parte molto profonda della nostra personalità che dobbiamo lasciare esprimere. E se ci mettiamo a pensare al TAR, alla bolletta, a quella, al successo, al grasso quanto un banco, quella roba là, quella lì non riesce a esprimersi. E chi è o che cosa è questo sì?
quando l'avrà compreso, non avrà più bisogno di me. E se io, risparmiandole di farne lei stesso l'esperienza, volessi metterla sulla strada, sarei il peggiore dei maestri e meriterei di essere cacciato. Dunque, non parliamone più, ma esercitiamoci. Viveva la giornata, sbrigavo bene o male il mio lavoro professionale e infine non mi preoccupai neanche neppure più del fatto che mi fosse diventato indifferente tutto ciò a cui mi era applicato con tanta costanza. Ed ecco che un giorno, dopo un tiro, il maestro si inchinò profondamente e interruppe la lezione. «Proprio ora di tirare», esclamò, quando io lo fissai stupefatto. E quando ebbi finalmente compreso che cosa intendesse, non riuscii a contenere la mia gioia. Quel che ho detto, mi rimproverò il maestro, non era una lode, ma una semplice constatazione che non la deve toccare. E non mi sono inchinato davanti a lei, perché lei non c'entra affatto. Questa volta lei si è mantenuto nella massima tensione, nel completo oblio di sé e di ogni intenzione. Ed ecco che il colpo si è staccato da lei come un frutto maturo. E ora continua a esercitarsi, come se non fosse accaduto nulla. All'interno, per l'arciere stesso, i tiri giusti producono un tale effetto che gli sembra che il giorno sia cominciato solo allora. Le vostre frecce non hanno sufficiente portata, osservò il maestro, perché non arrivano abbastanza lontano spiritualmente. Voi dovete comportarvi come se la meta fosse intimamente lontana. Qui c'è il concetto di bersaglio esterno e bersaglio interno, che mi sembra molto importante come argomento. Lei si preoccupa inutilmente, mi consolò, si tolga dalla mente il pensiero di colpire nel segno. Può diventare un maestro d'arco anche se non tutti i colpi fanno centro. I colpi centrati là sul bersaglio sono soltanto prove e conferme esterne della sua mancanza di intenzione, del suo abbandono dell'io, della sua concentrazione portata all'estremo, come voglia chiamare questo stato. Vi sono gradi nella maestria e solo chi ha raggiunto l'ultimo non può mancare anche il bersaglio esterno. Un piccolo appunto. Ah, qui cosa è fuori? Una frase di un produttore di vino tanti anni fa, no? Che per me è stato un po' un master, no? Che io imparo da questo. Lui diceva: il successo, quando succede, è già successo, perché prima avviene dentro di te, è qualcosa che prima avviene dentro di te e che soltanto dopo il mondo esterno avverte. Ecco, secondo me, bersaglio esterno e interno può essere questo, no? Cioè, alla fine, qual è il nostro compito di creativi, no? Che io credo che molti debbano essere creativi, no? Io credo ci sia molto bisogno di creatività nel mondo in tutti i settori, no? Non solo quello prettamente artistico. Ecco lì cosa c'è? C'è qualcosa che tu sai che devi raggiungere, a prescindere dall'accoglimento, dall'accoglienza di questa cosa, quando tu l'avrai raggiunta. Però intimamente lo sai che è là che ti stai andando e rinunciare a andare là o laggiù a prendere sto tesoro sommerso perché invece interessa quell'altro forziere da un'altra parte perché si presume che qualcuno voglia, è un grande tradimento di quello che è il proprio percorso, la propria natura. Quindi, due obiettivi. Dei colpi cattivi non deve evitarsi, questo lo sa da un pezzo. Impari anche a non rallegrarsi di quelli buoni. Lei deve liberarsi dell'altalena, del piacere e del dispiacere. È molto zen, però anche molto bravo, se ci pensi, no? Perché cosa ti dici? Tu stai facendo l'artista, disegni, fai qualunque attività. Scollega l'idea di conseguimento da quello che stai facendo, allora lo farei bene. È tanta roba, no? Ma io chiederei a qualcuno di voi che ci state ascoltando, nella speranza che qualcuno ci stia ascoltando. Sono fuori dal conseguimento. Vi capita? Cioè, mentre disegnate, no? Riuscite a scollegare il giudizio, sia il giudizio in positivo che il giudizio in negativo? A me personalmente non mi riesce, cioè è una cosa che vedo come
una direzione da seguire, ne capisco quanto potrebbe essere buona la sospensione del giudizio, però quando sono sola col foglio davanti, ancora se non viene, se la mia mano non risponde alla mia volontà, mi stizzisco e se invece risponde alla mia volontà, mi compiaccio. Ecco, non riesco a vivere questo con forse questo lasciarsi diventare gesto, con questa presenza tipicamente orientale. Non dico che non ne migliorerebbe anche il risultato alla fine, però è un'ipotesi filosofica che non appartiene molto, o comunque non appartiene ancora alla nostra dimensione. Siamo qui proprio per estendere un po' il punto di vista e per confrontarci. Assolutamente, assolutamente. Ma sì, anche io penso questo. Noi viviamo in una cultura, per cultura intendo anche accendere la televisione, quello che dico, anche se c'è la De Filippi. Insomma, per quello, no? C'è un modo complessivo di vedere la vita che è molto lontano, lontanissimo da questo tipo di approccio. Noi siamo educati al risultato, all'azione in vista del risultato. Cioè, io vedo anche tanti, fanno, io ho bisogno di un coach, no? Perché mi dia gli obiettivi, le cose, agire per obiettivi. Noi abbiamo il terrore, no? Di non avere una coppa, una medaglia, un premio da conquistare, no? Cioè, a noi ci spaventa questa idea. Sembra che poi se non abbiamo quello ci lasciamo andare sulle panchine ai giardini e non facciamo nulla, no? E qui invece ti stanno dicendo tutta un'altra cosa, no? Che tu devi fare quello che senti di dover fare con la massima applicazione. Però senza preoccuparti di quello che ne verrà. Quindi qui per fare un po' di riassunto nella mappa siamo a come mi approccio alla mia creatività, come Esatto. posso trovare dei modi diversi rispetto a quelli che conosco per creare, ok? Sì, non distorcere Perché la se forza. non mi approccio in un certo modo alla creatività, il tipo di marketing di cui ci vuole parlare Gianluca è come se venisse meno, perché perde di spontaneità. Quindi diventerebbe una strategia fine a se stessa e quindi non idonea, non funzionante. Ok? Assolutamente, Bene, assolutamente. allora andiamo, diciamo così, passiamo ancora, non so che punto sei della presentazione, attraverso questo percorso di cos'è la creatività e come posso approcciarmi alla mia arte per poi arrivare a come posso comunicare. Esatto. Bisogna insistere su questo argomento. E quindi non soltanto abbiamo avuto Ray Bradbury che ci ha parlato dello Zen nell'arte della scrittura, che ci dice lo fanno anche quelli che tirano con l'arco. E quindi siamo andati a vedere cosa diceva Hegel quando ha imparato a tirare con l'arco. Ma c'è pure il maestro di Hegel. Quindi ora vediamo cosa, perché è stato un grande. Allora, anche lui, questo maestro, ma Kenzo. Non era lo stilista. E poi è stata criticata molto anche lui. Dice, no, aveva tutta una serie di idee, adesso contemporanei, cultori del tiro con l'arco. No? E questo è un libro di John Stevens, Lo Zen, l'arco e la freccia, dove troviamo appunto alcuni pensieri, frasi di Kenzo. Hai delle grandi potenzialità, disse Kenzo a Takeda, ma il modo in cui apri l'arco rivela il tuo carattere e non devi pavoneggiarlo. Usare arco e freccia come meri strumenti per colpire il centro di un bersaglio non è gran cosa. Tu devi colpire il centro di te stesso. Per questo motivo ti ho tolto l'arco. Nel 1938 Kenzo si ammalò di nuovo seriamente. Riuscì ancora a insegnare periodicamente, ma ormai stava per lo più a letto. Un giorno d'inverno, Kenzo si era appena ripreso da una fase acuta ed era uscito, quando incontrò due discepoli che erano ancora studenti in che erano anche studenti di medicina. Improvvisamente alcune gocce di un brillante rosso apparvero sulla neve. Kenzo stava urinando sangue. Anche questa è pratica, disse ai due allievi. Kenzo morì il 1º marzo 1939, aveva 60 anni. 10 domande.
Kenzo aveva anche familiarità con i 10 comandamenti del tiro con l'arco cinese, redatti da Chen Yaun Liang, scrittore della dinastia Sung. Mira con la mente, tira con le mani. Non lasciare che la tua mente divaghi. Non permettere che le preoccupazioni ti distraggano. Non avere fretta. Non essere ebbro. Non essere affamato. Non mangiare troppo. Non essere adirato. Tira quando manchi di entusiasmo. Non tirare eccessivamente. Non competere con gli altri. Quando colpisci il bersaglio, non esultare. Quando lo manchi, non ti abbattere. Concentrati naturalmente sul bersaglio e usa la mente per tirare. Anche nella vita quotidiana, mira sempre al centro e in ogni attività evita gli estremi. Se sei turbato o nervoso, questa è la dimostrazione che ti manca qualcosa. Non essere triste o depresso. Coltiva la virtù, sii compassionevole e potrai salvare anche i demoni. Quando tiri, tira per migliaia, non è una gara. La tua pratica consiste nell'affrontare l'universo. I tuoi avversari sono molteplici. Ogni essere umano è diverso, esprimi questa differenza quando tiri. Rendi nuovo ogni tiro. La razionalizzazione è il tuo più grande nemico. Manifesta grandi atti spezzando regole. Ciascun tiro mostra ciò che hai sofferto e ciò che hai praticato. Dai il massimo in tutto ciò che fai e questa è la chiave del successo. Impara bene una cosa e imparerai il modo di capire 10.000 cose. 10.000 cose sono una. E questo è il luogo segreto della comprensione che devi trovare. In questo modo ogni cosa sarà misteriosa e meravigliosa. Gli artifici tecnici non portano da nessuna parte. Tira senza tirare. Il genio non è altro che l'applicazione di un grande sforzo. Gli dèi vengono creati in campagna. Gli uomini ordinari nascono nelle grandi città. Non importa quale sia l'arte, la cosa più importante è realizzare ciò che veramente sei. Il bersaglio è un punto di riferimento, non il tuo avversario. Gli esseri umani sono sempre attaccati alle cose. La pratica inizia nel momento in cui smetti di essere attaccato. I 10 errori. Attaccarsi a modelli prestabiliti. Fissarsi sulla teoria, preoccuparsi dei risultati, preoccuparsi della propria abilità, farsi un problema di ciò che pensano gli altri, essere soddisfatti di sé. Cosa cercare nel tiro? Esecuzione impersonale, concentrazione dello spirito, sincerità totale. Tira con il sé. Un giorno di sforzo è un giorno di beatitudine. La tua presa deve essere come le foglie d'autunno agitate da un temporale. Tira con grande saggezza. Tira con grande compassione. Il tiro rivela quanta fede hai nella via. Quando tiri per davvero, ti riveli perfettamente, le tue azioni sono complete e sei bellissimo. Non concentrarti sul centro del bersaglio, il suono della freccia che colpisce il bersaglio deve colpire simultaneamente il centro del tuo essere. Tale istante è un'esperienza divina e mistica. Per avanzare davvero è necessario che ti liberi dall'attaccamento, dalla dipendenza dal sesso, dal desiderio di fama, dall'inquietudine, dalla dialettica e cose del genere. Ciò ti metterà in condizione di vedere il tuo vero sé. Permeato dal grande disegno, potrai aiutare a salvare il mondo. Bene. Joseph Campbell. Insomma, vi sto, quindi, veicolando un messaggio, mi rendo conto, integralista circa il rispetto della propria fonte creativa. Rimane il fatto che c'è quella parte di noi che si preoccupa, no? Allora, qui Joseph Campbell, che è stato un grande mitologista comparato, cioè è stato uno studioso che, affascinato dai miti, ha cominciato studiando i miti degli indiani d'America, poi ha continuato, ha studiato i miti di ogni parte del mondo e epoca storica, e a un certo punto ha avuto un'illuminazione che già altri, in altri ambiti avevano avuto, cioè che alla fine i miti più importanti avevano sempre la stessa struttura e dicevano più o meno le stesse cose.
e da lì ha tirato fuori il concetto di viaggio dell'eroe, quello che lui definiva il monomito, cioè un mito universale che da sempre accompagna l'uomo e ancora ci accompagna. Da lì poi c'è stato chi lo ha portato questo concetto e questa struttura nella narrativa e nello storytelling, in particolare Chris Fogler. C'è stato chi come regista di Guerre Stellari che ha dichiarato di essersi ispirato al libro di Joseph Campbell, L'eroe a mille volti, per la saga di Star Wars. Quindi, diciamo, la saga cinematografica più longeva che abbiamo ad oggi. E quindi Joseph Campbell a un certo punto in uno dei suoi libri parla, no, di questa situazione in cui si trova l'artista. Diciamo che un giovane arriva a New York per studiare arte, parte dal Wisconsin e arriva al mondo sotterraneo, il Greenwich Village, dove trova certe ninfe che lo tentano e lo ispirano. C'è anche un maestro con cui sta studiando e quant'altro. Alla fine, attraverso la loro assistenza, il proprio duro lavoro e il talento, realizza il suo stile artistico. La prima crisi consiste nel fatto che non deve avere lo stile del maestro, ma deve trovare il proprio. Questo è un momento molto importante in ogni percorso artistico o creativo. Ho visto cose molto buffe. A volte uno trova un maestro che non vuole che gli studenti abbiano stili diversi dal suo. Si sa com'è. Allora lo studente, quando lo spirito autonomo comincia a prevalere, sviluppa un astio violento contro il maestro. Alla fine, realizzato il suo stile personale, l'artista va a vendere i propri dipinti sulla 57ª strada, dove incontra l'occhio freddo del mercato. Il punto è che si deve apportare qualcosa che al mondo manca. Per questa ragione si è arrivati a portarlo alla luce. Ma il mondo diurno non sa neppure di avere bisogno del dono che gli si sta recando. Al momento di riattraversare la soglia, portando con sé il dono al mondo, le possibili reazioni sono tre. Allora, qui sta usando Joseph Campbell dei concetti, dei termini che fanno riferimento appunto al viaggio dell'eroe, no? Ed è, come dice questo titolo, siamo nella fase del ritorno con l'Elisir, no? L'Elisir cos'è? È questa consapevolezza, questa cosa che si è creata, originale, nuova, personale, che si è conseguita con enorme fatica, no? Come nell'ambito dello Zen, finalmente quando raggiunge il bersaglio interno. Però a un certo punto, bene, trovato questo tesoro sommerso, lo porti nel mondo. Ecco, dice, il problema è che il mondo non ha la minima idea di ciò che gli stai offrendo. Proprio in quanto qualcosa di nuovo, di originale, che è oltre il pensiero di gruppo, perché c'è un pensiero di gruppo, e qui apro una piccola parentesi, noi crediamo di essere capaci di un per lo più di un pensiero indipendente. In realtà siamo immersi in un pensiero collettivo e staccarsene è molto difficile. Quando tu con la tua creatività arrivi a trovare qualcosa di nuovo, di originale, che solo tu potevi raggiungere, il mondo non è mai pronto per quella cosa. Quindi le possibili reazioni, tu che torni con l'elisir, cioè con questo stupendo ritrovamento, dice Campbell, sono tre possibili ricezioni o non ricezioni. Allora, la prima è l'assoluta mancanza di ricezione. Nessuno si interessa al grande tesoro che abbiamo portato. Che fare? Una risposta è dirsi: vadano al diavolo, me ne torno nel Wisconsin. Si compra una pipa e un cane, si lascia che le erbacce crescano sul cancello e ci si mette a dipingere quadri, che saranno scoperte tra 2000 anni e riconosciute come le maggiori opere pittoriche del XX secolo. Si torna al proprio intero riunificato e si lascia che il mondo vada alla mano. Questa è la prima possibilità. Se è così, ci sono state, no? Anche questo soggetto di cui abbiamo parlato all'inizio. La seconda possibilità è dire: cosa vogliono? Abbiamo acquistato un'abilità, possiamo dar loro quello che chiedono. Si chiama grafica pubblicitaria. Continuiamo a dire:
Quando avrò abbastanza soldi, mollo tutto e faccio il mio grande colpo. Naturalmente questo non succede mai, perché ci siamo creati tutto un campo di espressività da cui non ci è permesso uscire, tornando a quello che si aveva prima, che così va perso. Ma almeno resta la professione pubblicamente riconosciuta, che non è poco. La terza possibilità è trovare alcuni aspetti o alcune parti del campo in cui siamo entrati che possano recepire almeno in minima parte quanto abbiamo da dare. Questo è l'atteggiamento pedagogico di aiutare la gente a riconoscere il bisogno di ciò che noi abbiamo bisogno, nonché la possibilità di dare. Non ci sono altre possibilità. Insomma, c'è questa possibilità, allora, di essere assolutamente integralisti riguardo alla propria creatività, alla propria produzione e vivere nel mondo. Questo secondo Campbell, non detto necessariamente abbia ragione, però è interessante. Cioè, magari c'è una piccola nicchia di persone che vorrebbe addirittura imparare il modo con cui tu ci sei arrivato. Come si vede, il primo caso è il rifiuto del ritorno, cioè se in termini di viaggio dell'eroe, no? Sei allontanato dal tuo mondo ordinario, sei andato nel mondo straordinario, hai trovato l'elisir, che fai? Ci rimani. Il secondo è il ritorno nei termini della società, cioè torni ma non gli porti l'elisir. Non diamo loro una maledetta cosa, loro prendono quello che vogliono. Il terzo è l'atteggiamento pedagogico, di tentare di trovare i mezzi o il vocabolario che ci mettano in grado di consegnare loro ciò che abbiamo trovato come dono della vita, nei modi e nella misura in cui loro sono in grado di recepirlo. Questo si può sempre fare, ma richiede una buona dose di compassione e pazienza. Ecco, a me piace molto questo passaggio, queste ultime due parole. Richiede molta compassione e pazienza. Perché immaginiamoci veramente grandissimi artisti che erano avanti nel loro tempo, nella loro epoca. Cosa devono aver provato, e magari stanno ancora provando perché ci sono anche oggi, né? Hanno scoperto qualcosa che è nel futuro, è importante, è prezioso, e la gente non li capisce. Allora che fa? Se torna a Wisconsin, A, mette a fare gara pubblicitaria, B, C, glielo segna. Sì, però ci vanno avanti. Mi piace la parola compassione. Perché magari ci può essere anche una reazione abbastanza negativa, no? Rispetto a, perché vuol dire mettere in crisi qualcosa di nuovo, originale, molto prezioso, mette in crisi quello che c'è prima. Cioè, veramente sei su posizione difficile. Quindi avere questa grande generosità, no? Di dire, io vi do questa cosa per me, che è la cosa più preziosa, insomma, sono le perle porci, no? Però magari porci, non proprio porci, porci. Un porci è un più intelligente, che hanno capito che lì c'è quella, e di avere tanta pazienza. Se non resta altro, si può sempre ottenere un lavoro come insegnante. Ma se diamo un'occhiata alla società, si troverà che siamo effettivamente in grado di consegnare il nostro messaggio. Io lo so bene. Nota di speranza. Un artista che abbia scoperto il proprio stile, la propria voce, torna indietro e ottiene un lavoro di insegnamento, insegna arte. Forse non sta dando tutto quel che ha da dare, ma sta dando qualcosa in linea con quel che ha da dare, che la società è in grado di recepire, sta ottenendo un reddito in grado di sostenerlo nel proprio lavoro di pittura e gradualmente mette in piedi una galleria d'arte. Da parte mia, e qui parla della sua esperienza, da parte mia, in piena depressione economica, parla di quella del 29, erano i guai. Senza lavoro, non avevo altro da fare che leggere. E per 5 anni ho letto senza avere un lavoro. Capite? Quando ero giovane, ai tempi della depressione, persone che avrei potuto chiamare di controcultura erano state completamente sbattute fuori dalla società. Non c'era più posto per loro. È una cosa diversa rispetto a quelli che lasciano senza risentimenti o per migliorare. Come facevo? Leggevo, seguivo il mio percorso da un libro all'altro, da un pensatore all'altro, seguivo la mia felicità. Follow your bliss. Sebbene non sapessi cosa stavo facendo. E poi questo è anche molto in linea con quanto ci ha lasciato detto Steve Jobs. Cioè Steve Jobs dice, io sentivo il bisogno di fare un corso di calligrafia, non sapevo a che cosa mi sarebbe servito, ma lo facevo perché ci sarebbe stato poi dopo un momento per unire i puntini, no? Quindi siamo di nuovo nel lasciare da parte per un attimo la mente che ci fa domande, la mente che ci dice sì, ma allora, la mente che
vorrebbe tutto e subito, i no? Disturbatori. I disturbatori più ce la fai a perseguire invece qualche cosa di più profondo, perseguire qualche cosa che ci può portare da un'altra parte, no? Quindi andiamo dietro a questo coniglio, un po' alla Alice del Paese delle Meraviglie, entriamo dentro l'inconscio e vediamo che tra l'altro si tratta di roba nostra, alla quale spesso e volentieri rinunciamo anche ad attingere, vediamo cosa c'è là sotto, ecco. Sì. Poi ottenne un lavoro. Ero stato immerso in Spengler e Jung, in Schopenhauer e Joyce, e alla fine arriva questo piccolo messaggio. Ti piacerebbe un lavoro da insegnante di letteratura al Sarah Lawrence? Vedendo le ragazze, era un liceo femminile, capii che volevo quel lavoro. Lo stipendio è $2,200 l'anno. Ero intenzionato a tornare indietro nel mondo e condividere con altri quello che avevo imparato. Stavo seguendo una stella. Veramente, in quei 5 anni avevo trovato tutto quel che ora sto mettendo a disposizione della società. L'idea complessiva è che si deve riportare fuori ciò che si è arrivati a recuperare, le potenzialità non utilizzate e non realizzate del sé. Tutto l'ambaradan del viaggio dell'eroe si riduce a reintrodurre nel mondo parte di questo potenziale. In altri termini, c'è da riportare qualcuno alla vita. Si deve riportare indietro il tesoro di comprensione e integrarlo in una vita razionale. Non occorre dire che è molto difficile. Riportare indietro il dono può essere ancora più difficile che inabissarsi nelle proprie profondità nella prima parte del viaggio. Cioè, ci sta dicendo Kendo che la parte più difficile non è arrivare alla propria forma artistica, espressione, non è qui, neanche qui. È qui quando poi si tratta di condividerla. È difficilissimo. Allora, cioè, cominciamo a quadrare, no? Marketing. Allora, non solo non ti devi preoccupare di cosa crei in funzione di lo accetteranno, te lo trovi, tesoro devi trovare. Poi ecco, ti devi preoccupare, allora qui incominciamo a parlare forse davvero di marketing, no? Cioè, in termini di vendita, pubblicità, comunicazione, cioè, prima non ci pensi, poi dopo ci pensi, però ci pensi in che termini? Di grande pazienza e compassione. Siamo su altri piani rispetto a quello abituale. Un artista l'ha detta semplice: il senso della vita è quello di trovare il vostro dono, lo scopo della vita è quello di regalare. Cioè, qui l'idea di conseguimento è molto lontana. Cioè, il conseguimento non è che poi allora vendo il quadro, vendo la cosa a prezzo più alto, più basso, non è quello. E il problema è proprio regalare quello che ha trovato. E trovare qualcuno che l'accetti. Scusami, un attimo. Chiariamo, qui non vi si dice che dovete lavorare gratis, quanti artisti. Cioè, il dono da regalare non è il quadro, è il contenuto del vostro inconscio che avete trovato dopo 5 anni, 6 anni, 10 anni di immersione all'interno della caverna alla ricerca del bianconiglio, ecco che si arriva alla ferita che ha dato origine alla nostra personalità, ecco che si arriva a toccare il dolore o che si tocca la nostra più intima natura. Quello è il dono che poi noi inseriamo all'interno di un'illustrazione, all'interno di un progetto, all'interno di una sceneggiatura, all'interno di un quadro. E dopo il quadro, la sceneggiatura e il progetto si vendono, ma quello che fa la differenza è quanto di nostro noi ci abbiamo messo dentro. Ecco, questo. Sì, comunque sarà sempre un dono perché se uno pensa all'enorme fatica, sforzo, impegno, combattimento che c'è per arrivare là, all'Elisir, a distillare la ferita in perla, quanto ti dovrebbero pagare? Cioè, dico, Philip Dick, no, che per tutta la vita ha fatto una vita da disgraziato, poi alla fine gli comprano i diritti per farci Blade Runner e dopo 2-3 anni muore. Fa tempo a comprarsi una casa, finalmente. Ma, cioè, ma è stato ripagato. Cioè, la verità è che se oggi ci sono tanti film tratti dalle opere di Philip Dick, a noi ci piace guardarceli, ci piace leggere le sue opere, eccetera, eccetera, perché Philip Dick ci ha regalato, cioè è stato generoso con noi. Ci ha detto, ragazzi, mi sento dentro sta roba, bisogna che ve la condivida. Tra l'altro io a volte, anche quando sono
per dire nei negozi, o uno si trova a parlare con un farmacista. In tanti ambienti io sento che noi riceviamo dei doni, no? E mi viene di dire, ma per quanto viene pagata sta ragazza che sta qui a perdere tempo, me che mi aiuta, che mi risolve il problema. Quindi non è neanche una cosa poi tipica ed esclusiva dell'artista, certo. È proprio dell'essere umano. Cioè, certo. Se uno fa le cose con amore, se uno non liquida il prossimo, inteso come quello che ha davanti, in 448 per levarsi il pensiero, ma vuole entrare nella profondità, il gioco poi alla fine non vale mai il compenso che ne riceviamo, no? Cioè, ci sono uno psicologo guadagna per quello, per il lavoro che fa, lui salva delle vite e alla fine avrà i problemi, come ci sa tutti, a pagare le bollette alla fine del mese, no? Quindi questa cosa qui poi alla fine non è soltanto dell'arte, è proprio dell'uomo. Sì, che poi questo è un discorso, quello del dono, che è bello perché ci siamo arrivati, no? Parlando di arte, dove si capisce bene, no? Che arrivare a realizzare la propria creatività è un lavoro molto duro, molto impegnativo, che se dovessi veramente mettere a piedi lista le ore che ci ha messo, cioè quanto dovrebbero mai pagare, no? Tutto quello che ti passa. Beh, però ci porta a un altro ambito contiguo, che è veramente un ambito che si sta creando in economia, proprio in ambito di pensiero economico, che è quello dell'economia del dono, che non è anche una cosa utopistica. È la riflessione di alcuni economisti che sostengono che noi viviamo all'interno di un'economia del dono, nel senso che, come dicevi tu, ci sono tante prestazioni di servizi o anche prodotti che incorporano un valore che esubera il prezzo che tu paghi. E l'esempio che mi viene di fare, molto polemico, però rende l'idea, secondo me, è stata appunto la polemica su una influencer che ha detto l'anno scorso, un po' di tempo fa, e gli avevano fatto uno scherzo, quelli delle Iene, no? Che gli avevano detto, devi fare così, diceva, ma io per 80.000 euro non mi alzo neanche dal letto e mi pettino. Poi l'aveva fatta arrabbiare, l'aveva presa in giro, tutta una storia. Però è un'affermazione che io la metto qui, accanto ci metto. Bene, un pompiere. Se questa qua prende fuoco la casa alle 2 di notte e telefona ai pompieri, dicono, ma guardi, noi per 1.200 euro non ci arriviamo neanche. Vorrei spendere una lancia, però, cioè anche io, ripresa in casa mia, senza sapere che c'è una telecamera, potrei dire a mio figliolo, certo, non vengo lì di là neanche, certo, se mi paghi, certo, 1.000.000 d'euro, ma non è mica vero, poi mi alzo e ci vado, no? Cioè, purtroppo questo è anche il mondo della polemica, dove appena c'è un granellino di sabbia si deve far diventare una, certo, come se, una palanca. Quindi purtroppo io sono in questo momento molto insofferente sulla comunicazione social, perché trovo proprio indisponente questo bisogno di aggiungere sempre un pezzettino a qualcosa per farla diventare, non si sa bene, forse un grosso passatempo collettivo, perché non riesco a capire che altra funzione può avere. Però, infatti non volevo entrare nel merito, però ti dico, è il tipo di pensiero, no, che mi interessava mettere accanto, no, a un'altra realtà, cioè che il pensare a parametrare il valore di quello che fai al prezzo a cui lo vendi, no? Allora, se uno ci riflette un attimo, per quello dico, siamo immersi nell'economia del dono, ci sono tantissime professioni che noi sappiamo sono svolte da persone che consapevolmente scelgono, perché lo sanno che verranno pagate molto meno rispetto al valore che creano, ma consapevolmente scelgono di farlo, no? Però gli esempi in questo periodo sono, vabbè, tutta la sanità, cioè mettici tutta la sanità, no? Dico, ma quanto mai dovresti pagare una persona che rischia veramente? Ma anche quando c'è stato il lockdown e si andava nei supermercati, ci sono state un sacco di famiglie che non hanno visto, i cui babbi o mamme non hanno visto i figli per 2 mesi, per non portare a casa il rischio del virus, no? E questi non è che hanno guadagnato di più durante il lockdown, portando sempre a casa 1.000-1.200 euro al mese. Quindi alla fine quella è proprio economia del dono, cioè è sapere che stai facendo un lavoro che non viene retribuito per quello che dovrebbe. Ecco, allora, tutto questo ci serve per dire cosa? Che anche tu che ti occupi di arte, ti occupi di...
No, guarda, non sei una situazione più disgraziata rispetto a quella di tante altre persone che hanno scelto comunque di passare la vita a fare una cosa per la quale sanno che c'è una ricompensa non adeguata. Allora, l'artista però ha una cosa, ha una speranza in più, no? La cassiera non credo che possa dire passerà qualcuno e capirà il mio modo di fare la cassiera perché mi pagherà 10 volte di più. L'artista invece ce l'ha. In più ce l'ha questa esiste questa possibilità, no? Che... Assolutamente. Quindi ecco, ridimensionerei un attimo anche lo sforzo richiesto dall'essere rispettosi e integri rispetto alla propria professione creativa. Sono professioni che sono meno creative, dove ti ci infili dentro e sai benissimo che per tutta la vita avrai soltanto il tuo bersaglio interiore. Soltanto tra virgolette, perché io ritengo che quella persona che con la mascherina senta tutto, cioè, torna a casa la sera e dice no, qualcosa ho fatto, e alla fine no, del tuo percorso, ma insomma, qualcosa ho fatto, ecco, sono quelle gratificazioni lì, no? Quindi ecco, tutta quella retorica sull'artista maledetto che soffre, il mondo lo rimbalza, diciamo così, riguarda milioni di persone. Che sono artisti del loro lavoro, tra virgolette, C'è una cosa un po' buffa che ci succede a noi in accademia, no? Tipo dopo, siccome dura 3 anni, finito il terzo anno, i ragazzi vorrebbero iniziare a lavorare subito, che iniziare a fare delle collaborazioni, a capire dove andare è legittimo e sacrosanto, è quello che suggeriamo anche noi, però è un po' utopico pensare che esci a 22 anni e a 22 anni sei formato per lavorare. Come questo non accade neanche nelle facoltà scientifiche, dove la strada da fare è molto più standardizzata. Okay? Cioè, se io mi laureo in ingegneria e voglio poi fare l'ingegnere, diciamo che ho già durante l'università ottenuto tutte le skill necessarie per iniziare quel percorso. Eppure continuo a formarmi oggi, no? Esco anche da ingegneria e faccio un ulteriore master di specializzazione, cioè entro nell'ordine di idea che se voglio raggiungere una certa posizione professionale, la mia formazione innanzitutto non finirà mai e poi mi deve consentire di avere anche un po' di pazienza. Ecco, questo della pazienza per noi creativi è proprio un tabù. Noi ce ne abbiamo tanta quando disegniamo, ne abbiamo pochissima nelle altre cose della vita. Per cui se c'è da rifare una piega, magari la facciamo 12 volte in maniera certosina. Poi però quando c'è da ottenere un risultato, facciamo vedere i nostri lavori e vorremmo che andasse bene alla prima, perché ci sembra di aver già fatto anche abbastanza per avere raggiunto una certa qualità estetica, laddove invece spesso e volentieri quello che fa la differenza, e qui ci allacciamo anche al marketing, non è la qualità estetica, ma è il contenuto che uno porta, no? Quindi è proprio anche il contenuto può essere anche la propria cifra stilistica, però è questo viaggio che ho fatto dentro di me e che poi ha riportato dei reperti, per cui se io ho imparato a disegnare benissimo, ma non ho imparato a viaggiare, è già più difficile poi che qualcuno sia interessato ai miei contenuti, perché di gente che sa disegnare, cosa che diciamo sempre, ce n'è veramente tanta. Ecco. Sì, il discorso della pazienza lo troviamo successivamente, cioè credo insomma si possa interpretare così, in che senso? Cioè che, allora, il lavoro dell'artista, il creativo, eccetera, usando una metafora, io lo vedo un po' come il palombare, no? Cioè il palombare, cioè sta tutta un quintale, anche più, vai giù, vai, cioè, lavori, fai, torni su, tiri su sto tesoro, no? Beh, però non è che a palombare poi... Quindi gli può anche appioppare il compito di guidare la nave, tornare in porto, occuparsi delle pratiche, andare poi a contattare le persone. Cioè lui è già distrutto. Cioè, questo è un po' il concetto. Cioè che il lavoro di estrazione creativa è già, come dicevi tu, no, per fare la piega, avevi 20, 30, quello è il tuo vero compito, no? Precipuo, è quello, cioè devi fare 100 volte la cosa lì, però alla fine diviene quella lì. Pretendere,
che questa persona abbia le energie. E poi, aspetta, ci aggiungo anche che non è che poi c'è il momento, io credo, nell'attività artistica e creativa in cui dici, boh, ho fatto, ecco, sono arrivato, Picasso, non c'è da dire, no, periodo rosa, va, fine. No, continua, per cui sei di nuovo a fare altra piega, altra cosa. Voglio dire, questa persona quante ne deve fare di cose? Allora, cioè, questo lo vediamo dopo. Allora, io non credo sia una mancanza di pazienza, credo che sia la percezione a livello inconscio, subliminale, del fatto che già quel lavoro lì esaurisce quasi totalmente energie, tempo, attenzione. Questo però è dopo che hai imparato quel lavoro lì che ti puoi dedicare anche a dei contenuti, cioè tutto a 22 anni non puoi aver fatto. No, è proprio fisicamente impossibile. Cioè, se Rimbaud, se tu, forse sì, esatto, ma neanche, cioè se tu hai intanto hai imparato l'utilizzo di certe tecniche, l'arte della composizione visiva, cioè ti sei dotato di alcuni strumenti, oh, no? Sì, però sì. Poi dal mio punto di vista lì poi inizia l'avventura, ah, beh, certo. Non è che sei pronto per... cioè devi continuare a portare a te l'esperienza, non fosse altro l'esperienza della vita, perché se tipo vuoi scrivere una novel e c'hai 22 anni, e le giornate le hai passate sempre chiuso in casa, poi alla fine le esperienze che hai fatto non possono essere così pregnanti. Non a caso ci racconta sempre Michele Foschini, il direttore della BAO, che la maggiore, la proposta di novel più gettonata è l'estate della mia maturità, cioè gli arrivano ogni anno decine di proposte che parlano dell'estate della maturità, perché è la prima vera esperienza che fa un ragazzo giovane, no? Ma ben venga, divertitevi nell'estate della maturità, non ci sono problemi, però bisogna anche capire che per arrivare a tirar fuori certi contenuti serve dello studio, della concentrazione, della profondità, della vita vissuta, cioè, ecco, sono tutti elementi molto importanti. Sì, guarda, io penso che questo dipende poi anche dai miti collettivi, no? Cioè i miti per definizione sono collettivi. Allora, io credo che siamo immersi in una visione della realtà che dipende da certe mitologie, no? Una di queste mitologie, credo che influenza molto questo argomento, è quella sportiva, ma anche di altri settori. Cioè, che tu magari o raggiungi il successo, qualunque cosa questo significhi, no? Messo bersagli interni, esterni, vabbè. Il successo a 20, 25, quello che è, no? Se sei nella musica, sei appunto nel cinema, sei nel calcio, vabbè. Altrimenti no. Ecco, questa roba qua, io soprattutto se penso al mondo dell'arte, io penso a Michelangelo, che a 80 anni era lì che a testa in su, che dipingeva, affrescava per la Sistina. Allora, l'idea di arrivare a una maestria in un'arte e poi magari averne anche un riconoscimento, un tempo era collegata necessariamente a decenni di esperienza. Decenni, cioè non anni, decenni. Un maestro, in genere, non è che è un maestro di 23 anni, è un maestro di 80. Cioè, è un lavoro durissimo arrivare a quel tipo di capacità e poi anche di riconoscimento. Quello appunto che va probabilmente in quest'epoca ben distinto è l'onestà con cui uno dice, io ho raggiunto quello che dovevo raggiungere e un certo riscontro di mercato. Non è detto che le due cose vadano insieme, ma se cerchi il riscontro di mercato, allora lascia il discorso della ricerca artistica, espressiva, creativa, eccetera, eccetera, vai soltanto quella via da scorciatoia per avere il consenso di massa. Ecco, quella è un'altra faccenda. Se te invece su una strada di espressione di te stesso, che raggiunge il desiderio, lo riporta, e beh, cioè, ci vogliono gli anni e probabilmente i decenni, no? Cioè, questa è l'idea. Purtroppo la mitologia è che, quello... Diciamo che oggi, soprattutto con l'utilizzo delle nuove tecnologie e con uno studio molto intenso, si può arrivare già ad avere dei risultati professionali. Risultati professionali non significa necessariamente
avere un lavoro dal giorno numero due in cui uno è uscito dall'Accademia. Sì. Ecco, questo è... Il discorso anche del lavoro, inteso come posto di lavoro, cioè il contratto più o meno a tempo determinato, quel parte del contesto in cui viviamo, insomma, è già molto difficile. Però io su questo aggiungerei un'altra riflessione personale. Io credo che chi affronta creativamente la propria attività, alla fine cosa fa? Cioè io parlo di me stesso, no? Allora, io in un certo senso il lavoro ho sempre visto come mi sto finanziando gli studi. Ho realizzato questo, cioè che a me interessano certe cose, mi interessa passare il tempo a leggere Jung e altre cose là, che in quest'ambito del marketing, e per me quello è l'obiettivo primario. Della vita. Sì. Perché io lo poi qualcuno poi riesco anche a vendere il lavoro e pagare, un po' come diceva Campbell, cioè quello è. Allora, lavorare per le persone è utilizzare questo filone di interesse nel mondo. Trovo qualcuno che ha interesse, ma io sto facendo il mio lavoro, non so se mi spiego, io non sto cercando un cliente, non sto cercando un posto, sto cercando qualcosa che interessa a me. Strada facendo trovo quella, capisci? Io credo che un artista, questo assolutamente più di me, cioè, credo, senta questo, cioè che lui deve fare una sua procedere su una sua via. E poi chiaramente troverà degli sconti, troverà dei modi, però quello io sento, l'autostrada sento che c'è, poi esci a casello, rientri, ma l'autostrada, cioè, quando senti l'autostrada, la sua autostrada, ecco, cioè non è questo. Sì, presuppone una maturità anche questo, la maturità si ottiene con la maturità, come diceva il maestro di Eric, dice sono cose che uno deve provare nella propria vita, essere il peggiore dei maestri, se deve spiegarsi, no? Perché io credo che forse la vita sia proprio questa, no? Cioè fare esperienza di questi percorsi. Detto ciò, qui è un'estrema sintesi del viaggio dell'eroe, no? Io credo che alla fine, che tu sia un artista, un ricercatore, uno scienziato, quello che vuoi, ma anche una persona fa qualsiasi altro lavoro, comunque parte da un pensiero di gruppo, cioè un certo modo di fare le cose, acquisisce una spada, cioè una certa competenza, con la volontà, cioè quella parte del viaggio in cui lavori, studi, metti alla prova, evolvi, arrivi al Graal, all'Elisir, cioè qualcosa di veramente tuo, e ci vogliono molti anni, che è il tuo pensiero personale su quella cosa, lo chiamo pensiero, ma può essere espressione creativa, no? E poi nasce il desiderio di condivisione, che è un atto veramente, come dicevamo prima, di dono, no? E che richiede tanta pazienza e tanta compassione. Un altro artista, Glenn Gould, pianista, grandissimo esecutore di Bach, probabilmente c'è chi sostiene fosse il migliore, insomma, che in età abbastanza giovane smette deliberatamente di dare concerti e si dedica unicamente alla registrazione. Questo è il suo rapporto. La sua strategia di marketing è stata questa. Dice, a me interessa la musica e il pubblico mi condiziona. La sola ragione che porta a registrare un'opera è quella di realizzare un'esecuzione differente da quelle già esistenti dalla stessa opera. Non c'è nessuna scusa né alcun interesse per rifare semplicemente quello che è già stato fatto. La ripetizione è senza scopo. Per me è essenziale il contatto con la musica, ma non il fatto di eseguirla in pubblico. È un po' come se suonassi veramente solo per me, avendo lasciato però la porta aperta. Nel suonare, ciò a cui do importanza è la mia personale soddisfazione e non quella degli altri, e attribuisco abbastanza valore da farlo, se non bene, perlomeno in maniera da essere contento di quello che faccio. Detesto il pubblico, non in quanto singole persone, ma come è una forza del male e io mi rifiuto di sottostare alle sue leggi. Allora, tutto questo che ci siamo detti, questo grandissimo punto 1, che poi è quantitativamente la maggior parte di questo intervento, i giapponesi hanno una parola che credo sintetizzi tutto quanto, che è Kodawari.
Kodawari, che viene spiegato con questa frase, perlomeno una spiegazione che ho trovato io molto bella, che mi piace molto, è non puoi trovare il significato tra le ricompense. Per cui vuol dire anche perfezione, quella idea molto giapponese, no? Che tu devi lavorare al massimo delle tue possibilità con un intento di raggiungere un risultato di altissimo livello, con grande giudizio interiore rispetto a ciò che stai facendo, e quindi lavorare a prescindere dal risultato che pensi di conseguire. Quindi Kodawari. Allora, l'artista è in questa logica del Kodawari, se vuole davvero tirare fuori qualcosa di valido da quello che fa. Detto tutto questo, quindi la via dell'artista è una via difficile, Kodawari, veniamo al mondo del marketing più propriamente detto, no? Due tipi di marketing. Marketing imprenditoriale. Allora, ora qui parla un sociologo, però un sociologo che parla di produzione e quindi anche di marketing. Come si fa a creare un prodotto che ha un'anima? Credo che tutto incominci come una specie di ispirazione artistica. Lo comprendiamo istintivamente per gli artisti. È chiaro che le sinfonie di Beethoven sono l'oggettivazione del suo spirito, che gli affreschi della Cappella Sistina sono l'oggettivazione della teologia, del più profondo sentire di Michelangelo. Ci risulta più difficile capirlo per un imprenditore. Invece è esattamente lo stesso. Ciascuno nel suo campo farà grandi cose solo se vi esprimerà totalmente se stesso, i suoi sogni, la sua personalità, la sua vita. Le capacità particolari, la creatività musicale, imprenditoriale o politica costituiscono soltanto gli strumenti con cui egli può esprimersi. Quindi Alberoni mette nello stesso ambito l'arte e l'imprenditorialità. L'imprenditore può creare un'impresa vitale di successo solo se vi incarna i suoi sentimenti profondi, i suoi sogni, i suoi ideali, la ricchezza del suo spirito. Quell'impresa è il suo romanzo, la sua sinfonia, la sua Cappella Sistina, il suo spirito oggettivato. Tutti i prodotti hanno successo solo quando nascono da questa esperienza concreta che diventa ispirazione unitaria, tecnica ed estetica, quando hanno un'armonia interna che li rende diversi dagli altri, con un proprio messaggio, una propria funzione, uno scopo preciso, un proprio posto al mondo. Sentite, e qui ora siamo in un autore di management, Prahlad. Sentite quanto ha da dirci Hans Perlich, il padre del monovolume, dell'automonovolume, il quale trasferì tale concetto da Ford a Chrysler, quando Ford rinunciò alla possibilità di trasformare tale concetto in realtà. Alla Ford, si temeva che non esistesse il mercato, perché non esisteva il prodotto. L'industria automobilistica attribuisce grande importanza agli studi storici sui segmenti di mercato. Ma questi non potevano fornire delle prove sull'esistenza di un mercato per le monovolume perché non esisteva nessun segmento storico da poter citare come esempio. Cosa sta dicendo? Sta dicendo che c'è stato qualcuno che aveva pensato questo nuovo modello, che non era mai stato fatto, di le monovolume, lavorava in Ford, e in Ford diceva non lo facciamo, perché dalle nostre ricerche non si evince qualcuno abbia mai chiesto, manifestato desiderio di un'auto fatta in questo modo. E lui gli toccò prendere e trasferirsi da Ford, andare in Chrysler, e da lì arrivò la creazione di quest'auto. A Detroit la maggior parte degli investimenti stanziati per lo sviluppo dei prodotti viene stesa per apportare piccole modifiche ai prodotti già esistenti. E i fondi destinati alle ricerche di mercato vengono impiegati per capire quali prodotti i clienti preferiscono fra quelli esistenti. Nei 10 anni dedicati allo studio delle monovolume, non abbiamo mai ricevuto nessuna lettera in cui qualche casalinga ci chiedeva di inventarne una. Per gli scettici, questa era la conferma del fatto che non esisteva mercato per quel prodotto, per questo prodotto. A cui dice una cosa molto importante, cioè che le auto a Detroit, dice come vengono concepite, modificando leggermente quelle che già, i modelli che già esistono. Qui cosa succede? Succede che difficile le persone che non fanno quel mestiere, non sono progettisti di automobili, riescano a immaginare qualcosa che non c'è. Dedurne che non c'è spazio sul mercato perché nessuno ancora l'ha chiesto, quindi qualcosa che non funziona. Invece quando è successo che
Sperling, che è andato in Chrysler con il progetto dell'auto monovolume, è stato un successo e ha aperto un nuovo mercato. Un altro esempio, Nicolas Hayek di Swatch. Coloro che facevano parte dello straordinario gruppo di lavoro impegnato nel progetto Swatch si ponevano una domanda alquanto impertinente. Perché non progettiamo un orologio assolutamente unico, a basso costo, di grande qualità e lo costruiamo in Svizzera? Le banche erano scettiche. Qualche fornitore si rifiutò di venderci i componenti. Dicevano che avremmo portato l'industria alla rovina con questo prodotto assurdo. Allora, oggi lo Swatch è dappertutto, per l'amor di Dio. Ma ai tempi... un orologio fatto in Svizzera era sinonimo di orologio di qualità, con una meccanica, fatto in metallo, eccetera, eccetera. Andare a pensare di farlo in plastica. Sony, Akio Morita, CEO, il nostro piano era di condizionare il pubblico con i nuovi prodotti, non di chiedere alle persone quali prodotti preferissero. Il pubblico non sa che cosa sia possibile, ma noi sì. Quindi invece di fare molte ricerche di mercato, perfezioniamo l'idea che abbiamo in merito ad un prodotto e al suo utilizzo e cerchiamo di creare un mercato per lo stesso, informando e comunicando con il pubblico. Questo è Wally Hollins, ha scritto un bellissimo libro di branding che si intitola Brand New, il futuro del branding. Steve Jobs non ha lanciato le grandi innovazioni Apple basandosi sulla ricerca. Ecco perché la maggior parte delle idee più innovative nasce dai piccoli nuovi brand che lavorano sull'intuizione. I problemi cominciano quando ci si basa sulla ricerca per dire che cosa succederà in futuro. Secondo la mia esperienza, nella maggior parte dei casi non funziona. Generalmente le persone non sanno mai cosa vogliono fino a quando non lo vedono e molte non ne sono sicure nemmeno allora. Qui è Steve Jobs che parla. Alcuni dicono, date al cliente quello che vuole. Non è la mia impostazione. Il nostro lavoro consiste nell'immaginare ciò che il cliente vorrà, prima ancora che lo faccia lui stesso, se non sbaglio. Una volta Henry Ford ha detto, se avessi chiesto ai clienti che cosa volevano, mi avrebbero risposto, un cavallo più veloce. La gente non sa ciò che vuole finché non glielo fai capire tu. Ecco perché non mi sono mai affidato alle ricerche di mercato. Il nostro compito è leggere le cose prima che vadano in pagina. Quindi cominciamo a capire che quello che vale per gli artisti, che devono trovare qualcosa di nuovo e riuscire a proporlo al mondo con grande pazienza e compassione, succede anche agli imprenditori che si prendono grandi rischi per fare cose che le persone manco si sognano. Se vuoi fare innovazione, devi fare così. Se sei un imprenditore, fai innovazione. Imprenditore non, parlo mentalità imprenditoriale, non manageriale. Ora entro nel tecnico, in termini di marketing. Allora, il marketing imprenditoriale come funziona? C'è una produzione di nicchia, qui ho preso una marca per esempio di birra artigianale, Irpina. Produzione di nicchia, fa un prodotto in una categoria innovativa come la birra artigianale che è ancora diciamo, in fase di sviluppo, per una nicchia di persone, vista anche i prezzi. E fai comunicazione di nicchia. Allora, qui è necessario cominciare a distinguere il target. Ecco, ora si può fare, si può fare. Si possono segmentare i mercati, quindi tratteggiare dei target in termini appunto di persone, segmentazione dei consumatori, in base a tanti criteri. Uno dei criteri però più importanti è l'apertura all'innovazione, cioè quanto una certa persona è disponibile a acquistare un prodotto innovativo. Noi siamo portati a pensare che tutti piacciono i prodotti innovativi, non è vero. Quelli che acquistano per primi un prodotto innovativo, quando è veramente innovativo, cioè ancora nessuno ha comprato, sono gli innovatori, i cosiddetti innovators. Poi succede che dopo arrivano gli adottatori iniziali, early adopters, poi la maggioranza anticipatrice, early majority, maggioranza ritardataria, late majority, e poi alla fine i conservatori. Allora funziona così. Cioè un prodotto innovativo, i primi ad acquistarlo sono gli innovatori. Poi arrivano i primi adottatori, prima maggioranza, tarda maggioranza e i tardivi o conservatori. Quanti sono?
Allora, gli innovator sono il 2,5% della popolazione, gli early adopters il 13,5%, la maggioranza anticipatrice il 34%, la late majority il 34%, i conservatori il 16%. Questa è una cosiddetta curva a campana, statisticamente deriva da una distribuzione che si chiama normale, cioè i fenomeni quando hanno una distribuzione appunto normale, abituale in un certo senso, tendono a disporsi in questo modo, cioè che le modalità centrali raggruppano gran parte della popolazione di riferimento e le modalità più estreme ne raggruppano appunto una quantità molto inferiore. Quindi se prendo la modalità apertura all'innovazione, una media apertura ti porta dentro il 68% delle persone. Quelli che non ne vogliono sapere sono 16. Quelli che invece sono aperti sono un altro 16 fatto da 2,5 più 13,5. Che vuol dire questo? Vuol dire che quando tu inventi qualcosa di nuovo, e questo riguarda anche gli artisti, quando inventi qualcosa di veramente nuovo, non pensare di rivolgerti a tutta quella gente là. Ti puoi rivolgere soltanto al 2,5% del mercato. Questo per tratteggiare cosa? Che ci sono delle persone nel mondo, come è stato Steve Jobs, come è ora Elon Musk, che si mettono a fare cose radicalmente nuove, prodotti radicalmente innovativi, si prendono grandissimi rischi, perché si rivolgono a quel 2,5% delle persone e non possono valutare se quel 68% acquisterà o meno. Questo è un modo di fare marketing che io chiamo marketing imprenditoriale, ma non è quella l'origine del marketing. L'origine del marketing è un altro, il marketing manageriale, quell'idea che un po' tutti abbiamo nella testa, c'è entrata in qualche modo, come dire, in mente a livello di cultura generale. Allora, per esempio, Procter & Gamble. Procter & Gamble, tutti più o meno acquistiamo qualche prodotto Procter & Gamble, va da Gillette a Duracell, a Mastrolino. Tantissimi brand, 50 brand leader di mercato. Andiamo a vedere, secondo quello che è descritto Charles Decker, che ha lavorato in Procter & Gamble per tanti anni, quali sono stati questi prodotti innovativi di Procter & Gamble. Procter & Gamble Ivory, il sapone 1879, il primo sapone che non irrita la pelle del bambino. Floating Ivory, il primo sapone galleggiante. Crisco, il primo spuntino totalmente vegetale. Tide, il primo detergente sintetico da lavatrice per capelli esistenti. Crest, il primo dentifricio al fluoro. Comet, il primo detergente a mano con effetto candeggiante. Pampers, il primo pannolino veramente efficace a buon mercato. Head & Shoulders, che c'è ancora, il primo shampoo antiforfora efficace. Bounce, il primo ammorbidente per asciugabiancheria. Didronel, il primo farmaco che recupera materia ossea nell'osteoporosi. Perché questi fanno anche prodotti in campo farmaceutico. Liquid Tide, Ariel, Vizier, i primi detergenti liquidi efficaci come quelli in polvere. Tartar Control Crest, il primo dentifricio con efficace azione antitartar. Ora, se ci fate caso, dove ho evidenziato, non è che Ivory è il primo sapone, è stato il primo sapone. Floating Ivory, anche lui il primo sapone. O Crisco, il primo spuntino vegetale. E c'è sempre qualche aggettivo che non fa quello, non fa quell'altro, galleggia, capri esistenti, al fluoro, candeggia, cioè, hanno migliorato i prodotti. Ora, alcune sono state innovazioni importanti, per esempio Tide, sì, cioè che poi non è proprio, l'hanno inventato loro, ma insomma si parla di tensio attivi. Però, mediamente, questa è un'azienda che prende prodotti e li migliora. A questo punto dovete apprendere anche un altro concetto di marketing, oltre a quello della segmentazione della popolazione dei consumatori in base all'attitudine all'innovazione. C'è il concetto di ciclo di vita di un prodotto. Cioè, tutti i prodotti, fatto grandi studi, molto bene, i prodotti mediamente hanno una fase di introduzione, crescita, maturità e declino. Allora, quando tu lavori sui prodotti, puoi lavorare o su prodotti in fase di introduzione, sono i prodotti innovativi, o su prodotti in fase di sviluppo, per dire artigianale sicuramente in questa fase qua, o in fase di maturità,
che possono essere prodotti. Per cui prendo i tensioattivi, il detersivo, metto in lavatrice, quello è maturo, cioè hanno inventato i tedeschi negli anni 30, 40, poi gli americani l'hanno ripresa, però è maturo, cioè la tecnologia è più o meno quella. E poi c'è il prodotto in fase di declino, cioè quelli che escono dal paniere Istat, nessuno usa più, ne so, le prese SCART, cose del genere. Beh, allora, quella strategia di cui vi ho parlato prima, quella di Procter & Gamble, che migliora i prodotti, cosa fa? Prendono un prodotto maturo, non nuovo, maturo, cioè che già esiste, è già utilizzato, la gente lo conosce, e lo rivitalizzano. Come fanno? Cambiano confezione, con l'ammorbidente, pardon, detersivo, ci mettono una scaglia di sapone di Marsiglia, ci mettono profumo di quello lì, quello là, poi lo fanno sotto forma di POZ, insomma, quello è nulla di veramente. Perché fanno questo? Ora che avete questa slide che è una giungla, che vi spiego. Allora, se noi riprendiamo la curva di ciclo di vita del prodotto, che è questa qua, no? Ci accorgiamo che l'entrepreneur, l'imprenditore cosa fa? È uno che lavora nella con prodotti in fase di introduzione o al massimo di sviluppo, cioè sono prodotti innovativi che si diffondono tramite publicity. Oggi si parla anche di viralità, comunque si sta parlando di un tipo di comunicazione che consiste nel fatto che l'amico super innovatore in un certo campo che ha comprato quella cosa là, tu vai lì e gli fai. Funziona? Non funziona? Lo compro anch'io. Allora, l'innovazione è un processo sociale. La diffusione dell'innovazione in un mercato è un processo sociale, fatto tra persone che hanno differente attitudine a apertura all'acquisto di innovazione. Questa bella cosa del passaparola di cui si parla ormai da anni, word of mouth marketing, prima si chiamava publicity, cioè pubblicità, cioè comunicazione non pagata, fatta direttamente dai consumatori, che è la più potente che esista. Però c'è un problema, cioè che io non posso, come succede invece in questa parte azzurra, dove c'è il manager che usa l'advertising, che fa un'innovazione funzionale, un miglioramento, quindi prodotti migliorativi con prodotti in fase maturità. Allora, io se sono qui, sono il manager della multinazionale, e sto creando la versione migliorativa al detersivo, posso convocare le 10 casalinghe e oggi anche qualche uomo, no? Come fa Totti ogni volta, e gli posso mettere di fronte diverse versioni di questi prodotti e alla fine dire no, questo funziona, questo lo compro, non lo compro. Perché lo può fare? Perché queste c'hanno già la lavatrice, sanno cosa è un detersivo, ma se tu gli vai con un prodotto assolutamente innovativo, radicalmente innovativo, non potrei mai riprodurre quel fenomeno di l'ha comprato, funziona, non funziona, cioè te che sei innovatore, trasmetti al segmento successivo che è gli early adopters, poi dopo che gli early adopters lo passano nella curva di diffusione, si chiama curva di Moore, no? Che abbiamo visto prima, lo passano alla early majority, eccetera, eccetera, quello è un processo sociale che non lo fai con un fondo di gruppo, è imprevedibile. Cioè, io vi ricordo che Elon Musk, che ora sembra che tutti fossero buoni a creare da Tesla, no? Ma solo 4-5 anni fa, io mi ricordo l'intervista in cui Marchionne diceva quell'azienda chiude, l'auto elettrica non funzionerà mai, non sta in piedi economicamente. E poi diceva, poi se magari funziona faremo anche noi. Infatti, sì, però arrivi con la 500 elettrica dopo, ma non, come si dice in Toscana, dopo fuori, dopo, molto dopo. E questo avrà delle conseguenze. Allora, c'è un'azienda che è decollata con un pazzo scatenato che lancia i missili sul mare, o qualcosa del genere. Si è preso dei rischi allucinanti, non era prevedibile quanto sarebbe stata accettata Tesla, quei prezzi lì, con quelle prestazioni lì, con quei problemi lì, cioè, che poi c'è anche i suoi problemi. Cioè. E quello è il marketing imprenditoriale. Invece il marketing manageriale è quell'altro, in cui dici, io so già chi usa il prodotto, qual è il target, glielo posso mettere davanti in diverse versioni, ci faccio la ricerca, boh, ce la facciamo. Ok, quindi ai fini nostri, dei nostri creativi, quindi allora, ragazzi che spaziano dall'illustrazione, l'animazione, la grafica, e il fumetto, così, quale tipo di marketing gli consiglieresti? In base a quello che abbiamo detto prima,
Ci sono due possibilità: o usi il marketing manageriale o usi il marketing imprenditoriale. Allora, abbiamo visto prima che gli imprenditori, che ha creato da Steve Jobs a Akio Morita della Sony, a Nicholas Hayek di Swatch, poi ne possiamo citare chissà quanti, e gente si prende dei rischi, fa cose nuove nella convinzione che i clienti non sanno cosa vogliono in termini di innovazione. Oppure puoi fare come fanno le aziende multinazionali dei beni di produzione, di beni di consumo di massa, che non rischiano, cambiano leggermente qualcosa. Allora, io ti dico, all'artista dico, ti lascio la scelta, però ti ho detto una cosa, che non è che l'unico marketing è quello di seguire il mercato. C'è un altro marketing, e che dove si prendono dei rischi, altro che i tuoi, di fare un corso e poi magari non trovare chi apprezza il fatto che tu crei in un certo modo. C'è gente che ci rischia i miliardi. Allora, quella cosa che sembrava molto poetica, molto zen, di dire segui la tua ispirazione, lo fanno anche gli imprenditori e ci rischiano tantissimo. Quindi, io non voglio dire c'è un modo valido per tutti, dico dipende da te. Io ti dico, se vuoi fare il marketing manageriale, quello è più o meno tutto a non testa, cioè che ci sia una prevedibilità, possibilità di previsione, che il mercato sia intelligibile quando fa innovazione, ecco. Che sia intelligibile la formazione non è vero, quindi se vuoi fare innovare, allora il mio consiglio è questo, cioè più o meno quello che deriva è questo, è se tu intendi essere un artista che vuole creare innovazione creando fuori se stesso, allora devi capire che sei in buona compagnia con gli imprenditori, ti prendi grossi rischi, loro ci possono rimettere tanti miliardi eccetera eccetera, tu ci puoi rimettere ore di lavoro quello che vuoi, critiche eccetera, e quella è una strada. Oppure puoi fare il marketing manageriale. Beh, il mercato richiede questo, mi allineo al mercato, posso capire, però sono due cose diverse. E soprattutto non esiste solo una. Quindi quando io vengo, come dire, convocato a parlare di marketing agli artisti, sento che la parte azzurra è quella più conosciuta, mentre è meno conosciuta quest'altra parte. Perché è più conosciuta questa parte? Questa piace molto, no? Viene insegnata all'università, storicamente è nato prima, e crea un paradigma, ci sono i libri. Questa roba qua, invece, il marketing imprenditoriale, è una roba più motivazionale che altro. Non è che nessuno ha mai trovato la formula per creare prodotti innovativi. Però ci sono degli artisti che hanno cambiato, mi viene in mente Gipi, che comunque ha fatto marketing imprenditoriale, cioè ha portato nel fumetto un modo di narrare la propria voce interiore disegnando in un certo modo, e ha inventato un nuovo prodotto, ok? Che è un prodotto culturale, ma resta un prodotto. Certo. Oppure lo stesso Zero Calcare, che è partito un pochino da quel dialogo interiore alla Gipi, ma l'ha portato su dei termini, su dei toni più cartoneschi, più legati al mondo nerd, e ha inventato un modo, no? Poteva essere, cioè, è piaciuto, sono bravissimi entrambi, però potevano anche non piacere, poteva essere una cosa rischiosa, solo che lì ti dicono giustamente che quando uno arriva a fare queste cose è perché c'ha dentro di sé quella che viene chiamata l'urgenza narrativa, cioè non può non farlo perché la sua storia passa da lì. Esatto. Quindi allora tutto questo per dire cosa? Che se tu segui l'ispirazione, sei un innovatore, sei integralista, non è che sei un pazzo, un boy man o un irresponsabile, sei in compagnia di tanti imprenditori e sta facendo marketing dell'innovazione. Queste sono, in estrema sintesi, questi sono due concetti marketing di cui tenere conto. Anche un artista deve tenere conto che esiste un ciclo di vita del prodotto, che è introduzione, sviluppo, maturità e declino. E anche tu che fai, come dicevi uno, fai fumetti, anche tu c'hai un prodotto che può essere introduzione, sviluppo, maturità e declino. Se prendi una roba già affermata, sei in fase di maturità e puoi fare un miglioramento, una progressione. Ma se crei qualcosa di nuovo, sei in fase di introduzione. Allora, se sei in fase di introduzione, devi guardare la curva sotto, che è la curva di Moore, detta anche di Rogers, che è gente che ha studiato
come si diffonde l'innovazione? Hanno detto, benissimo, ci sono gli innovatori, la dose, la majority e l'altro, i conservatori. L'una sta sotto all'altro, sta dentro all'altro. Cioè, se io faccio introduzione, mi sto rivolgendo agli innovatori. E gli innovatori sono il 2,5% del mercato. Questo vale per le nuove sementi in agricoltura, per i prodotti di consumo, vale per tutto. Noi pensiamo che la gente ama l'innovazione. Non è vero. La gente, non mi ricordo qual è il lavoro di marketing che lo dice molto efficacemente, dice, la gente sta bene con quello che ha. Una delle forze più potenti dell'universo è la forza dell'abitudine. Cioè, pensiamo quanto ci costa, no, cambiare la marca di caffè. Mannaggia, sembra... No. Però, come dice l'autore della Mucca Viola, ci sono gli anticipatori, ci sono delle persone che stanno lì di vedetta ad aspettare delle novità e quelli poi starnutiscono viralmente. Ora col Covid è diventata una parola vietata, però appunto riescono a influenzare altri perché sono quelli a cui ci si rivolge quando si vuole un consiglio. Infatti, queste due curve ne parla proprio nella Mucca Viola. Seth Godin è stato molto importante nel diffondere, illuminante, sì. Illuminante questo, perché lui cosa ha detto? Ha detto, guarda, poi c'è una parte di quel libro che io sinceramente non la condivido quando parla di innovazione soft, cioè per lui è innovazione anche quando cambia un po' il pack, la cosa, no? Allora lì secondo me siamo nella fase sempre di manageriale. Manageriale, perché no, cioè però questo messaggio di speranza che poi è reale, che dice guarda, se tu c'è una cosa veramente, la mucca viola vera, cioè non è che non è vero che nessuno vuole, cioè il 2,5% fa... La mucca viola. La stanno cercando. Oh, allora, quelli ci sono, pronta, non ti aspettare che sia. E soprattutto non fare l'errore, e io non entro in questa tutta la trazione, io non entro nella tecnica, usa Instagram, io ti dico però, se tu stai facendo qualcosa di nuovo e sei un artista imprenditoriale, diciamo, sei non un artista manageriale, non pensare di rivolgerti alla massa. Cioè, quindi, a parte non credo ci abbia soldi per fare pubblicità televisiva. Comunque non è detto, eh. Io su questo mi permetto di dissentire, perché il libro che io ho appena fatto di filosofia per ragazzi l'ho fatto cercando di scalzare un po' quello che esisteva fino ad ora. Di solito l'approccio ai bambini è un approccio didascalico, io ti spiego tutto in fila le cose che devi imparare, no? Invece io ho fatto un approccio molto più discontinuo ed estemporaneo, pensando che c'era la seria possibilità di essere criticata in questa cosa che stavo facendo e che magari sarebbero stati un numero ridotto ad apprezzarlo. Infatti ho messo tante altre cose più convenzionali, tipo le storie, eccetera, ma il modo in cui racconto la filosofia ai bambini è veramente molto innovativo, no? Cioè non ce ne sono altri in questo momento libri così. Però e mi aspettavo delle critiche, infatti, per questo. Mi aspettavo delle critiche proprio sulla modalità di esposizione, che non è didattica, non è didascalica. E invece il prodotto che ho fatto, siccome i tempi, secondo me, erano giusti per questo prodotto, è andato in una diffusione abbastanza ampia fin dall'inizio. In realtà non è stato per gli anticipatori, è stato per la curva più avanzata, anche se non c'erano degli esempi precedenti, capito? Cioè, certo. A volte il mercato è già pronto per un prodotto che tu fai, tipo sì. La Smart ci hanno messo secoli a farla decollare, mentre l'iPhone è partito subito, capito? Cioè, non tutti i prodotti fortemente innovativi vengono accolti solo dal 2% degli innovatori. Sì, cioè non è che dobbiamo pensare che tutti i prodotti innovativi vengono accolti al 2,5% della popolazione, anzi no, nel senso che ci sono tantissimi prodotti innovativi che non vengono accolti da nessuno, cioè quella, come dire, è una media, cioè, anzi, poi dopo lo vediamo, cioè il tasso di successo nel lancio di prodotti innovativi o presunti tali, cioè, è altissimo. Insomma, il messaggio però fondamentale a cui pensare è che più tu crei qualcosa di nuovo, più piccolo è il tuo target. Questo va capito. Allora, se tu sei uno che vuol fare qualcosa di nuovo, non ti aspettare che
la massa che ascolti e non creare azioni di marketing rivolta alla massa. Io su questo, cioè su creare azione marketing, spesso e volentieri i nostri artisti non le fanno, non hanno i mezzi. Però mi viene in mente davvero Zero Calcare, che con pochissimi mezzi, perché scriveva delle strisce online, è stato un anticipatore, perché poi ha inventato un po' un genere che è stato molto ripreso anche da altri fumettisti, e è partito subito a bomba, cioè queste cose che lui faceva fortemente innovative e fortemente umoristiche e molto intelligenti avevano una diffusione enorme, veloce, fin dall'inizio, veloce. Molto veloce, certo. Quindi in realtà forse su questo discorso, cioè cautelativamente diciamo che più ci stiamo innovando e meno dobbiamo aspettarci un rebound di massa immediato, però ci sono dei casi che sfatano di questo mito. Ma infatti non sto dicendo che un prodotto innovativo necessariamente si rivolge e rimane all'interno di un bacino ristretto, sto dicendo questo, sto dicendo che l'inizio del processo di diffusione è sempre molto piccolo. Poi i primi a condividere saranno poco, poi dopo seguire. Questo è un messaggio, cioè e se ti concentri su quello, ricollegandosi per esempio a quello che dicevi tu, fai qualcosa e dei primi segnali, ecco, magari quella cosa è piaciuta a degli innovatori, se quelli sono innovatori, e allora sì, può essere l'inizio di un processo, potrebbe essere anche veloce e portare anche a una grande espansione, capito? Cioè capire questo processo, cioè ci sono delle persone che sono i primi ricettori. Ora, ho capito, il concetto è questo. Bene. E qui c'è la spiegazione come funziona, che secondo me aiuta. Questo è uno studio fatto negli anni 40, è stato un grande studio fatto sulla diffusione dell'innovazione in agricoltura. Si era accorto che c'era questo nuovo tipo di semente, anzi no, di antiparassitare, un wheat straw, che... eppure funzionava, dava raccolti migliori, glielo regalavano, niente, gli agricoltori non ne volevano sapere. E poi dire un momento, come funziona? Allora, come funziona il mercato dell'innovazione tra gli agricoltori dell'Iowa? E si è accorto che c'erano diversi tipi di agricoltori. Allora, se uno guarda, viene qui, l'attualità, cioè, l'omino qua di ricercatore con la provettina, lo dà a questo primo qua sotto. Questo qua sotto viene osservato, imitato da questo qua in alto a sinistra. Allora, il primo è l'innovatore, quest'altro è la dotatore iniziale. La dotatore iniziale viene osservato da tanta altra gente. Allora, poi da lì si diffonde. Quindi non hanno capito, benissimo, è inutile andare a proporre a tutti e menarla a tutti e fare manifesti e fare cose. Io devo prendere, trovare gli innovatori, convincerlo ad adottarlo. Poi se lo adottano loro, il processo parte. Questo è l'ingrandimento, ci sono gli anni in cui sono successi questi passaggi, no? Quindi direttamente dallo scienziato agricolo, nel 48 viene dato il numero 1, il numero 1 poi nel 50 viene imitato al numero 2, e poi tutti gli altri i loro anni li imitano e via così, uno imita l'altro. Allora, il mondo funziona, il mercato funziona così, cioè l'innovazione va prima a pochi, quei pochi, poi vengono imitati da altri, eccetera, eccetera. Per cui tutto sta, se fai cose innovative, sta a trovare questi soggetti qua, questi influenzatori importanti. Allora, stiamo parlando non di influencer, ma di influential, cioè di persone che sono capaci di influenzare il mercato, no? E qui c'è una serie di dati che riguardano l'importanza del word of mouth, cioè passaparola, sotto tutte le varie forme possibili, a seconda delle industrie in cui lavori, dai ristoranti ai siti web da visitare in fondo, vediamo l'influenza di ciò che dice la gente e ciò che dice l'advertising, 83%, 35, 48 punti di differenza. Allora, nell'innovazione siamo nel mondo del passaparola, nel mondo di persone che sono innovatori, sono molto importanti, iniziare da loro, interessare loro, quindi quando... venendo, no, nel campo specifico, se a fare la tua attività artistica, eccetera, 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 la tua unica preoccupazione, se proprio devi preoccupare, non devi non preoccuparsi, se proprio devi preoccupare, dice basta che piaccia quei 2,5% lì, il mio l'ho fatto, cioè il mio marketing l'ho fatto, devo raggiungere quei 2,5%. Chi sono gli influencers? Questo fatto il medione su tutti i settori, no? Dice sono uomini o donne, indifferentemente, 50-50. Di mezza età, 45 anni,
classe media, media superiore, diploma di college, sposati con bambini, proprietari di abitazione, lavorano, dirigenti o professionisti del 38%. Cioè non è che so necessariamente questi soggetti eccentrici e strani, sono persone normalissime, però sono molto, uno, attivisti sociali impegnati per la comunità, cioè gente molto dentro la comunità, connessi molto socialmente, sono richiesti ovviamente per consigli e opinioni, attivamente interessati al mondo e trendsetter, appunto innovatori, mi sembra abbastanza patologico perché ho detto innovano, cioè. Allora non è che sono persone strane, sono persone che sono molto attente a ciò che succede, sono preoccupate del mondo, si occupano del mondo, sono dentro le comunità. Ecco, sono questi i soggetti. Poi ogni settore ci avrà insomma più specifici. Quindi, se sei a fare cose nuove nell'arancione, preoccupati di questi personaggi, gli influencer. Poi andiamo a parlare della psicologia manageriale, no? Allora, la mia preoccupazione è un po' questa, cioè che uno che segue la propria ispirazione dice vabbè allora io sto sbagliando tutto dal punto di vista dei marchi, non è vero, e qui lo dice Charles Decker, che ha scritto un libro sulla Procter & Gamble, io ci ho lavorato a Procter & Gamble, ritengo sia la migliore azienda del mondo. Cosa dice? Quando delle decisioni devono essere prese in assenza di fatti, è un errore confondere le sensazioni viscerali che non sono utilizzabili in Procter & Gamble con un giudizio informato. I nuovi assistant brand manager imparano presto che non è bene iniziare una frase con io penso, i dati suggeriscono che è un inizio più sicuro, anche nel mio giudizio non va molto meglio, ma in ogni caso è bene che tale giudizio sia supportato da una qualche forma di passata esperienza, da un precedente o da un'evidenza di qualche tipo, perché lo sento profondamente, è inammissibile. Gli imprenditori sono generalmente delle persone che hanno una visione, un sogno basati largamente su di un'intuizione che non sempre è visibile agli altri, soprattutto non a coloro che sono analitici e lineari nei loro processi mentali. Gli imprenditori spesso non sono data-driven o detail-oriented. Alcuni tra loro sono impetuosi e possono esprimersi in termini imperativi. Sono tipicamente creativi, decisi, intuitivi, propensi al rischio, spesso impazienti e poco persistenti. La loro iniziativa ha alte e basse in base alla loro eccitazione circa la loro idea. Queste caratteristiche non sono comunemente associate al Procter & Gamble Brand Manager. Un numero significativo di ex Brand Manager Procter & Gamble che erano stati descritti come tipi imprenditoriali e che non erano stati giudicati buoni elementi in Procter & Gamble hanno avuto straordinari successi dopo aver lasciato Procter & Gamble. Steve Ballmer, ad esempio, dopo un breve e significante periodo in Procter & Gamble, se ne andò per aiutare il suo ex compagno di classe, Bill Gates, che stava fondando Microsoft. Adesso Steve è Executive Vice President di Microsoft. Era stato descritto come molto acuto, ma molto difficile da lavorarci perché troppo random, non era un tipo strutturato. Anche Steve Case, che ha fondato America Online, ha iniziato in Procter & Gamble, dove era stato descritto come un tipo imprenditoriale e non si era trovato bene. Il memo finale di Steve Case fondava il sistema di redazione dei memo, che sono famosi di Procter & Gamble, come pignolo e mezzo. Cioè, cosa ci sta dicendo? Cioè, che quel marketing lì è fatto per un certo tipo di persone. E il fatto che altri tipi di persone, che non sono quel tipo di persone che fa quel marketing lì, che è il marketing che tu studi all'università, che trovi in descritto in marketing management di Philip Kotler, se non ti piacciono, non vuol dire sta sbagliando, vuol dire non va bene per quel tipo di strategia. Infatti io ti posso dire che nessuno dei nostri studenti andrà mai a lavorare alla Procter & Gamble. Cioè questo tutti alla Procter & Gamble. No, è impossibile perché tutti rispondono con la descrizione lì. Cioè per noi la randomicità è fondamentale per la creatività. Cioè, nessuno può avere una mente creativa divisa a scomparti e non fidarsi delle proprie sensazioni. Cioè se c'è una cosa che fa l'artista è fidarsi del proprio istinto, per fortuna. E anche l'imprenditore innovativo fa la stessa cosa, è un artista. Infatti prima Alberoni, abbiamo visto, diceva ma l'artista e l'imprenditore sono la stessa cosa, seguono un impulso creativo. Però questo per dire cosa? Che quando sentite parlare di marketing, cioè non rifiutate totalmente l'idea di marketing, perché c'è un marketing che per l'appunto è quello entrato in testa a tutti, perché è quello insegnato nell'università, perché è quello più insegnabile, si torna là, è come il focus group, quello lo può insegnare, è prevedibile e misurabile. Quello imprenditoriale, sì, puoi leggere la biografia di Steve Jobs e trarne motivazione, energia e una direzione, ma non c'è un paradigma, quello che voglio dire. Per cui,
comincio a descrivere la cosa, no? Dopo quanto è passato 2 ore e mezza, mi sto dicendo, tu puoi essere un artista che fa marketing, non eri consapevole, ha una strategia che è quella imprenditoriale. Se entri dentro a questa logica, dici benissimo, io sto lavorando senza preoccuparmi di niente. Sto sperando in una parte di me stesso e quel 2,5%, se sto facendo cose veramente nuove, di poterlo incontrare. Dove devo andare a incontrarlo? Ecco, allora lì nasce, no? E 2,5, che sono? Persone stesse, persone integrate, eccetera, conosco, quella roba. Ecco, siccome ci mancano proprio 20 minuti, sì, io volevo che tu parlassi un pochino anche della parte dei tipi psicologici, perché era proprio molto importante questo. Sì, se no qui si fa notte. Infatti. Si fa notte, si fa sera. Allora, andando, che poi questo io chiaramente se lo volete distribuire come freebie, come documento magico, mi va benissimo, sì, sì, grazie. Poi uno può approfondire quello che vuole. Però ecco, andando al conosci te stesso, no? Perché è quello appunto che stavamo dicendo. Insomma, sei un artista, sei lì, nel chiuso della tua stanza, stai facendo il meglio che tu puoi fare, senza pensare a... E ce l'ha una stanza di marketing. Se allora tu ogni tanto esci da quella stanza, vai nei luoghi in cui pensi ci sia quel 2,5%, cerchi di incontrarlo, cerchi di contattarlo, stai facendo marketing. E sei in compagnia di Elon Musk e tutta quella città. Non sei un pazzo. Allora, perché... Perché stai facendo questo? Allora, c'è un perché. Dipende da che tipo sei tu. E questo, chi lo dice? Marie-Louise von Franz. Chi è Marie-Louise von Franz? È allieva di Jung. I tuoi bellissimi libri. Allora, la tipologia psicologica vuol dire suddividere la popolazione di persone in base appunto a diversi tipi di personalità. Innanzitutto c'è una categoria, due categorie sono fondamentali. Due sono fondamentali, che sono gli estroversi e gli introversi. Allora, qui pensa un mondo di introversi, no? Cioè l'artista tende all'introversione. A questo dice lei, già. Dicevi, questo è un mondo di introversi, no, non necessariamente. Forse sono un po' di più gli introversi e gli estroversi, nel nostro mondo, quello che sostiene lei. Estroversi. Poi ci sono 4 funzioni nella visione junghiana, che sono pensiero, cioè i tipi di pensiero sono logici, razionali, eccetera, quelli appunto della Protengerbu. Gli intuitivi, e sono questi imprenditoriali, idee nuove, creative, eccetera. Poi ci sono quelli di sentimento, per l'altra terza funzione, e quindi è giusto, sbagliato, l'etica, lì ci metto Che Guevara, eccetera. E poi sensazioni. Le sensazioni, quelli che hanno il vino, le cose, il formaggio, a livello materiale. Poi ci sono gli esteti, bellezza, eccetera, eccetera. Però si basano molto, tutto il loro mondo si basano sul sentire, no? Ecco, dice questa, a proposito degli intuitivi estroversi. Il tipo intuitivo estroverso applica questa facoltà, l'intuizione, che è irrazionale, al mondo esterno e quindi è molto abile nel prevedere gli sviluppi futuri dell'ambiente che lo circonda. Un simile tipo è piuttosto comune tra gli uomini d'affari, in particolare tra gli imprenditori che hanno il coraggio di fabbricare e vendere prodotti d'avanguardia. Ovunque stia nascendo qualcosa di nuovo, anche negli ambiti più spirituali, questo tipo sarà sempre presente. I movimenti culturali di avanguardia lo vedono spesso protagonista. È l'artista creativo, in genere, a creare il futuro. Una civiltà priva di persone creative è una civiltà condannata. È la personalità creativa a essere realmente in contatto con il futuro, con i germi del futuro. Quindi questo è estroverso? Sì, estroverso. Ora, l'intuitivo estroverso, con la sua capacità di fiutare il vento e sapere che tempo farà domani, vedrà che il tal pittore o scrittore, forse completamente sconosciuto oggi, è l'uomo del domani e ne resterà affascinato. Cioè qui si dà la descrizione di questo 2,5. La sua intuizione sa riconoscere il valore di queste personalità creative, le quali invece, essendo introverse, sono troppo impegnate dalle proprie creazioni per prendersi la briga di pubblicizzare il proprio lavoro. Il palombaro, dicevo prima. Il lavoro in sé consuma tanto della loro energia che essi non possono farsi anche carico del modo in cui presentarla al mondo. Inoltre, qualsiasi finalizzazione avviene nel processo creativo, come si era visto già.
diceva anche Bradbury, molto spesso allora l'estroverso intuitivo a occuparsi di tutti questi aspetti. L'intuizione per poter funzionare, per ricevere dall'inconscio qualche suggerimento, deve guardare le cose da lontano in modo vago, deve socchiudere gli occhi e non analizzare i fatti troppo da vicino. Se una persona esamina le cose con troppa precisione e finisce con il focalizzarsi sui fatti, allora il suggerimento dell'inconscio non riesce a passare. Ecco perché l'intuizione tende ad essere vaga e imprecisa. Accade spesso che il tipo intuitivo semini senza sapere e poi raccogliere i frutti. L'intuitivo è sempre quello che inventa, ma che alla fine non ne ricava nulla. Quando invece è un po' più equilibrato, sa concedersi dei tempi di attesa e non si identifica con la funzione principale, l'intuizione, al punto da diventare completamente dissociato. Allora avremo di fronte una persona capace di mettere in piedi qualcosa di nuovo in qualunque angolo del mondo si trovi. Il tipo intuitivo introverso è dotato della stessa capacità di fiutare il futuro dell'intuitivo estroverso. Anch'esso sa esprimere le giuste congetture o i giusti suggerimenti circa le possibilità future di una situazione. La sua intuizione però è rivolta verso l'interno e perciò esso è soprattutto il tipo del profeta religioso o del veggente. A livello primitivo è lo sciamano che sa quello che vogliono gli spiriti, gli dèi, gli antenati e che trasmette alla tribù i loro messaggi. In termini psicologici diremmo che conosce i vecchi processi che avvengono nell'inconscio collettivo e cambiamenti archetipici e li comunica alla società. Troviamo molti intuitivi introversi tra gli artisti e poeti. Si tratta in genere di artisti che producono opere molto archetipiche e fantastiche. Di solito sono le generazioni successive a capire quest'arte visionaria, a vedere in essa la rappresentazione di quanto stava svolgendosi nell'inconscio collettivo dell'epoca. Qui Van Gogh: so benissimo che la tela, il mangiatore di patate, ha dei difetti, ma rendendomi conto che le teste che dipingo adesso sono sempre più vigorose, oso affermare che i mangiatori di patate, insieme con le tele che dipingerò in avvenire, resteranno. E c'hai ragione. E di nuovo Marie-Louise: l'essere crocifissi tra la funzione inferiore, quella superiore, quell'inconscio e quella conscia, ha un'importanza vitale. Posso solo pregarti, se mai vi venisse in mente di aiutare uno di questi artisti o profeti, di pensarci bene, di studiare il caso con la massima attenzione e di verificare quanto lontano potete spingervi nell'aiutarlo. Se lo tagliate fuori dalla realtà, offrendogli del denaro, perderà completamente il senso del reale. Non lo avrete affatto aiutato. Egli vi chiederà di sollevarlo dai suoi problemi, in ginocchio vi pregherà perché gli venga risparmiata la tortura della realtà esterna a cui non sa far fronte. Ma se lo salverete, egli perderà il nucleo creativo della professione. Ciò non significa che se non ha da mangiare voi non dobbiate dargli qualcosa che lo aiuta a sopravvivere o che non possiate offrirgli una mano di tanto in tanto, allorché le cose si mettono male. Ma evitate di sollevarlo completamente dal problema della realtà, perché per strano che possa apparire, questo renderebbe sterile il suo processo interiore. Che ci dice Marie-Louise? Ci dice che l'artista è molto spesso un intuitivo introverso, che è talmente preso dall'opera di creazione artistica che non sa, non ha tempo, non ha energia di occuparsi della, diciamo, promozione di ciò che fa. Però ci sono, grazie a Dio, gli intuitivi estroversi che vedono questi soggetti qua e dicono: caspita, questo, e creano questa collaborazione. Allora, il messaggio che credo se ne possa dare è che devi creare delle collaborazioni. Cioè nessuno, l'idea, guarda, sembra, ma oggi uno sembra da fare corsi di tutto per imparare tutto. Cioè non è che uno fa l'artista, poi marketing manager, brand manager, cioè, se uno fa l'artista è già tanto fa l'artista. Però non è che con quello si chiude in una cripta. Deve trovare queste persone. Allora, insomma, è classico, no? Cioè che l'attore ha la gente, lo scrittore ha la gente, cioè ci sarà un motivo. Sì, Gianluca, sicuramente. Allo stesso tempo però è anche vero che ogni artista deve un pochino coltivare il proprio giardino, cioè deve anche mettere in ordine le cose che produce, deve poterle fare vedere, altrimenti rischia veramente di morire seppellito dai suoi fogli. Ecco. L'ha detto anche lui. Cerchiamo... Ha detto, non lo devi completamente sollevare da tutto. Cioè non sto dicendo che quello lì sta lì chiuso. Non ci mancherebbe altro. No, sto dicendo, è un equilibrio. Cioè se tu lo tagli fuori dai problemi, il creativo, e lo scolleghi dal mondo e dal problema di come vendere brutalmente, lo sollevi totalmente, gli togli l'essenza della sua attività. Cioè di stare lì in quella condizione di combattere fra
l'intento di vendita, l'intento di scoperta creativa, è lì che si crea la scintilla. Questo perlomeno dice Maria Luisa Confranzi. A me sembra abbia un senso. Comunque, il senso che ne traggo io è che non isolarsi, cioè devi trovare quelle persone che ti possono aiutare e tu aiuti loro, perché poi in fondo tu ricerchi, scavi, dopo una e quell'altro, cioè è un'idea di collaborazione, cioè l'idea che non sia, ecco, noi non siamo autosufficienti, questo è il messaggio alla fine che ne traggo. Mi sembra un bel messaggio anche per chi fa tutti gli altri marketing, cioè io credo che siamo in un'età talmente centrata sull'individualismo alla fine che uno deve essere il decatleta di tutto, no? Non è vero, cioè, certo, non dico che fa solo iperspecializzazione, però deve avere dei motori. La collaborazione è fondamentale anche per vedere la realtà da più punti di vista, quindi di questo non si discute neanche. Noi siamo perennemente orientati alla collaborazione e creare dei team è sicuramente la strada più facile, però io democraticamente non vorrei neanche che nessuno rimanesse indietro e che ci fossero degli alibi per non prendere in considerazione degli aspetti che magari non è che diventano il problema principale, come comunicare se stessi, però almeno un 10% del proprio tempo secondo me lo potrebbero dedicare tutti, anche perché spesso e volentieri noi non parliamo di artisti tipo Van Gogh, ma parliamo di creativi che stanno preparandosi per entrare proprio nel mercato. Quindi diciamo, se Van Gogh nella retta della creatività mi sta proprio tutto spostato sul versante artistico, non a caso davvero ci sono stati dei periodi della sua vita che non aveva i soldi per mangiare e l'ha finanziato il fratello, ecco. Dall'altra parte abbiamo, che ti devo dire, sempre nella scia della creatività, un Andy Warhol che è riuscito a fare il proprio marketing nel migliore dei modi possibili, no? Quindi su questa retta, esatto, si vanno a collocare tutte le professioni artistiche, certo. E ognuno ha la sua caratteristica. Il fatto che abbinarsi per, diciamo così, complementarietà di competenza è assolutamente la strategia vincente. Però così come si dice sempre che nessuno può realizzarsi nella coppia, secondo me non ci si realizza neanche nel team. Cioè ognuno di noi un pochino bisogna che salga sulla scala e cerchi di vedere le cose un po' dall'alto. Poi questo non significa diventare tutti dei professionisti del marketing né volerlo fare a tutti i costi. Ci sono anche tanti esempi, l'abbiamo sempre detto in questi seminari, di artisti che l'hanno fatto in maniera completamente inconsapevole, eppure se lo sono fatti benissimo. Quindi bene sentire tante campane, bene sentire tante teorie e poi alla fine vedere un pochino, diciamo così, con la onestà interiore dove possiamo arrivare senza alibi, perché quella di dire ah non è una cosa che mi riguarda a volte è semplicemente una fatica che uno non vuole affrontare, no? Allora, così come abbiamo imparato a far chiaroscuro, abbiamo imparato a fare panneggi, abbiamo imparato le regole della composizione, si può anche imparare dal mio punto di vista l'ABC del marketing. Questo non vuol dire diventare i più grandi esperti di marketing del mondo, ma sapere che cosa ci sta dicendo il mercato. Ecco, poi io lo posso scegliere se ascoltare o se non ascoltare. Certo, e questo mi aggancia e concludo, poi ci sono parole di Steve Jobs che sono famose, che non vi leggo, insomma, vi leggo nella presentazione, dicevo sì, quindi marketing, sono d'accordo. Sintetizzerei dicendo che, allora, se ti stai concentrando, se con follow your bliss, se segui la tua ispirazione, il tuo piacere, stai facendo una scelta di marketing, devi essere consapevole, è un marketing imprenditoriale che si rivolge, almeno inizialmente, a una piccolissima nicchia di persone, che saranno quelle che possono determinare il tuo successo, sono degli influencers, quindi c'è una strada, però chiaramente quelli lì li devi trovare. Il punto si tratta di un quantificare energia e impegno, no? Quel 2,5%, quello ti serve. E a volte il team risolve.
Eh sì, perché magari c'è la persona accanto più estroversa di te, più portata, diciamo così, per la vendita, per la che ti comunicazione. aiuta, ti porta, ti dà la spinta per andare in contatto con queste poche persone che contano per iniziare questo processo di introduzione al mercato, se fai cose veramente innovative con tutta la tua onestà e sincerità creativa. Quindi anche quello è marketing. Io quello che voglio dire è non sentirti in colpa se non hai, come dire, quel piano lì con la ricerca, ti sei fatto, come dire, la buyer persona del tuo estimatore. Ecco, cioè, questo è un altro. Anche se vendite tessile una cosa, se fai qualcosa di innovativo, è un'altra cosa. Quindi, consapevole di questa strategia di possibile di marketing da portare avanti in questo caso. Bene, io direi che siamo arrivati. Io direi di sì, 3 ore, dai. Allora, salutiamo gli eroi che sono arrivati in fondo con noi in questo difficilissimo seminario. Speriamo che lo abbiate trovato stimolante, che vi abbia portato stasera sul tavolo delle problematiche che magari non vi era ancora mai capitato di sentire. E vi saluto tutti, vi saluta Gianluca. Ciao a tutti, E grazie per essere arrivati fin qua. il prossimo seminario sarà questo venerdì, giusto ragazzi? E sarà con Teo Caneschi sul fumetto, quindi come si affronta la pagina bianca, quindi tutt'altra cosa, tutt'altro genere. Buona serata a tutti, arrivederci.